È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Eccoci rientrati per, dopo la parentesi ampia, amplissima, dedicata alla salvezza del Teramo, per vivere insieme l'ultima partita della stagione in Serie A per il Pescara, una Serie A che è volata via tanto tempo fa, purtroppo qualche settimana fa in maniera matematica, ma purtroppo le prospettive erano nefaste già da parecchio tempo. La seguiremo insieme, la seguiremo con William Carosella. Ciao William. Buonasera, buonasera a tutti. Con Matteo Marcheggiani, ciao Matteo. Buonasera, buonasera a tutti quanti. E con il nostro Paolo Renzetti, ciao Paolo. Grazie, buonasera Jacopo. Allora andiamo subito a vedere le formazioni delle due squadre, le prendiamo proprio dal sito ufficiale della Pescara Calcio. Paolo, le vogliamo un po', vediamo un po' lo schieramento del Pescara e poi io commento quello della Fiorentina. Sì, Pescara, diciamo, c'è qualche novità rispetto a quella che poteva essere la formazione annunciata alla vigilia. Comunque in porta nel 4-3-3 di Zeman trova posto Fiorillo, poi in difesa Zampano e Biraghi saranno sulle fasce, Fornasier e Campagnaro i due centrali, dunque il ritorno di Campagnaro dal primo minuto. Centrocampo, l'esclusione di Koulibaly, torna Verre, il metronomo sarà Brugman, dall'altra parte ci sarà Memushai e poi in attacco il trio formato da Caprari, Beibek e Muric che aveva segnato nell'ultima gara casalinga del Pescara il gol che aveva permesso ai biancazzurri di vincere la partita con il Palermo. Questo giocatore oggetto misterioso del Pescara per larghi tratti di questa stagione, che in questo scorcio finale di campionato invece sta trovando spazio, sta facendo vedere di avere anche qualche capacità tecnica non da poco. Probabilmente però Muric tornerà all'Ajax per fine prestito. Questa è la formazione del Pescara. Per quanto riguarda la formazione della Fiorentina invece, in porta la vera novità è il giovane Dragowski, portiere con la maglia numero 97, ed è proprio perché siamo nel finale di campionato, ovviamente c'è spazio anche per chi ha giocato poco o nulla in questa stagione, una stagione che per la Fiorentina si chiude con l'addio oramai scontato di Paolo Sousa, che in difesa sceglie Salcedo, Gonzalo Rodriguez, Astori e Tomovic, Vesino, Cristoforo e Saponara, Chiesa, Bernardeschi e Babacar, che sarà di fatto il punto di riferimento centrale della formazione viola per l'attacco. Queste le due formazioni, si chiude un'annata pessima, possiamo tranquillamente dirlo, William, anche se tu hai sempre detto che aspettavi un'altra vittoria dopo quella contro il Genoa, è arrivata col Palermo, perché tu quella col Genoa non la consideravi, una vittoria è arrivata quella col Palermo in settimana, lunedì. A stento considero anche quella col Palermo, dai però. Sì, dai però, il problema è che questi del Palermo veramente, almeno per, diciamo, per fare, non dico bella figura, ma almeno avere rispetto di quei pochi tifosi, quegli eroi dei tifosi che sono venuti a Pescara e che hanno fatto il tifo per la propria squadra. Il Palermo camminava in campo, i giocatori veramente non si sono impegnati per niente. Io con questo non voglio sminuire la vittoria del Pescara, per carità, perché il Pescara sicuramente è una squadra, secondo me, superiore al Palermo. Però voglio dire, anche in quel caso non hanno proprio i giocatori, io li condanno perché praticamente non hanno avuto nemmeno il buon senso, la decenza di far finta almeno di giocare una partita con un impegno che magari poteva anche accontentare i tifosi che sono venuti da Palermo, mica da Maroppello Scalo. Certo, assolutamente. Le squadre stanno entrando in campo agli ordini del signor Martinelli, squadre che sono sul terreno di gioco. Peraltro, Matteo, stasera si giocano anche altre partite, le ultime di fatto della stagione in Serie A, che vede la Roma matematicamente seconda, ha vinto 3-2 contro il Genoa nel giorno dell'addio di Francesco Totti, il Napoli ha vinto a Genova contro la Sampdoria 2-4, ma le distanze sono rimaste identiche. Vediamo un po' quello che è il quadro delle partite che stanno per iniziare, anche se per Pescara-Fiorentina bisognerà attendere forse qualche altro istante perché non ci siamo ancora. Molte delle attenzioni
per quanto riguarda la salvezza sono sia sull'ex uscita di Crotone, Matteo, dove si gioca Crotone-Lazio, e poi c'è questo Palermo-Empoli, per ricollegarci prima al discorso Palermo di William, dove potrebbe passare la salvezza dell'Empoli e del Crotone, che sono separate da un punto, anche se abbiamo detto in settimana è uscita qualche ricostruzione che vorrebbe il Palermo poter dare strada libera all'Empoli, perché converrebbe che a retrocedere fosse il Crotone. Adesso, tolto la dietrologia e quant'altro, però è evidente che si sta parlando di un calcio molto differente se dovesse succedere una cosa del genere. Beh, come diceva un famoso politico, pensare a male si fa peccato, ma molto spesso ci si azzecca. E questa è la verità, perché purtroppo si premia quelle squadre che retrocedono, quindi minimo sforzo, massimo risultato, perché il Palermo riporterà a casa sicuramente una bella fetta di paracadute. Sarà comunque difficile anche per il Crotone fare il risultato contro la Lazio, che è una delle squadre migliori di questo campionato, che l'ha visto in questo finale di campionato, l'ha visto molto bene. E veramente sì, dispiace, perché io pensavo che all'inizio del campionato, che al posto del Crotone ci potevamo essere noi, ci potevamo lottare fino alla fine. Invece il nostro campionato è finito già a novembre, è finito con il 4-0 con l'Empoli, non abbiamo mai saputo incidere in questo campionato, mai una gioia sentita di questi giocatori. Fondamentalmente mi dispiace, perché potevamo fare molto 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 di più, però ovviamente la storia ci insegna che il Pescara è una meteora della Serie A e il suo habitat naturale è quello della Serie B. Assolutamente, questo può essere condivisibile, anche se probabilmente forse alcune scelte, Matteo, sono state evidentemente sbagliate. Forse è quello che è stato un po' rimproverato alla gestione, è quello di aver voluto trasmigrare il gioco spettacolare mostrato in Serie B in Serie A, che è una cosa che Io la penso in una maniera molto differente. Cioè, se qualcuno mi rifila, mi trae in inganno, comunque mi fa sbagliare, mi fa perdere anche dei soldi in maniera consistente, perché non dimentichiamoci che il Pescara ha un parco giocatori che gli costa 16 milioni, quindi è stato un bel investimento per le tasche della società. Io comunque avrei azzerato non solo il parco giocatori, ma anche chi mi ha fatto prendere questi giocatori, se poi ci sono delle vere responsabilità tra i vari direttori sportivi e procuratori, amici e quant'altro. È una situazione molto delicata, bisognerà rifondare dall'inizio, e purtroppo questo strascico di risultati ce lo porteremo molto probabilmente anche all'inizio del prossimo campionato, perché ovviamente ci si aspetta uno scatto d'orgoglio, ci si aspetta comunque di vedere qualcosa di più rispetto a quella pochezza vista in questo campionato. Anche perché, William, si diceva spesso, ci hanno anche stimolato da casa in più di una circostanza nelle settimane scorse, poi riproporsi a alti livelli in Serie B dopo un'annata come questa non è proprio così automatico, eh? Ma no, assolutamente, siamo in due realtà completamente diverse. Però c'è da dire che se sia, come molti hanno fiducia in Zeman, la squadra deve essere rifondata da capo. Praticamente credo che pochissimi giocatori dovrebbero rimanere e fare disputare la Serie B. Ma guarda, io i nomi non li faccio, perché poi Zampano per esempio è un buon giocatore, lo terrei, per dire, però molte volte bisogna fare i conti, bisogna fare i conti con i procuratori, con le esigenze del giocatore, e non è facile allestire una squadra nuova. Io credo che si debba puntare sui giovani, con qualche giocatore d'esperienza che possa fare l'allenatore in campo, perché c'è un particolare di Zeman, che lui in campo non è che faccia l'allenatore, perché è seduto lì, è muto, senza nemmeno incitare i propri ragazzi, come fa Allegri, come faceva Trapattoni, fischiando e dandosi veramente da fare a livello gestuale anche, no? E quindi la stessa cosa, Eriberto Herrera era un preparatore, un motivatore, un allenatore bravo, ma in campo l'allenatore era Picchi.
la vecchia Inter, sì, quella che praticamente ha dato tante soddisfazioni ai poveri interisti come noi, che adesso stiamo vivendo un periodo un po' così, un po' travagliato. Molto travagliato. Per cui, ripeto, bisogna rifare tutto da capo, rifacendo tutto da capo. Io spero che i giocatori, specialmente quelli giovani, sicuramente avranno la pazienza di ascoltare Zeman e di mettere in campo i suoi dettami calcistici. Perché il problema di Zeman, che lo dice lui stesso, a Cagliari non mi hanno capito. Qui praticamente i giocatori non hanno capito interamente. E quindi voglio dire... certo, il gioco di Zeman, che è monocorde, che è integralista praticamente, se i giocatori non riescono a digerire quel tipo di gioco, si creano anche dei problemi. Però, ripeto, si ricomincia. Io credo che l'abbiamo fatto anche in tutte le occasioni in cui siamo stati in Serie A. E dopodiché si vedrà, insomma, è tutta un'altra stagione, non mettiamo il carro davanti ai buoi. Matteo, su questo argomento cosa... No, io mi volevo un attimo distanziare da quello che diceva William, semplicemente perché oggi comunque c'è stato un buon risultato, cioè quella della salvezza del Teramo, che avete seguito. Sono contento che in quest'anno così deplorevole per le squadre abruzzesi, la scomparsa del Lanciano, la scomparsa del Chieti, la retrocessione così del Pescara, quantomeno il Teramo ha garantito la permanenza in Lega Pro, anche se poi, da quello che mi è stato raccontato, perché io non c'ero, ci sono stati degli insulti, dei fischi nei confronti di Cambitelli, cioè di colui che comunque ci mette passione e soldi in confronti della squadra, così come poi è successo per la società del Pescara la partita contro il Palermo. Questo un po' dispiace, perché fino a quando uno ci mette l'impegno, sì, va bene, ma quando poi uno ci mette Matteo, la io sono estremamente sincero, hanno fatto un errore gravissimo, era in Serie B il Teramo, e quello è un errore madornale che si trascina poi, capito, nel tempo. E quando parli di contestazione è chiaro che poi oggi si giocava la promozione, la salvezza, questo sì. È rimasto, perché comunque un conto fare calcio in Lega Pro, un conto farlo in Serie B, che è completamente differente. E Matteo, esatto. Vedi, anche dal punto di vista sbagliare tecnicamente, sbagliare le scelte, sbagliare a fare la squadra, sbagliare tanti sbagli si possono fare, ma quello che è successo a Teramo però intanto a Teramo c'è ancora una squadra che gioca e che il prossimo anno si riscriverà. Carità. Intanto è iniziata la partita con il primo tiro di Babacar alto sulla traversa, ma soprattutto c'è il primo gol in Serie A per le partite ovviamente che riguardano la sera. Lo ha realizzato il Torino 1-0 contro il Sassuolo, il gol di Boyer per la formazione di Sinisa Mihajlovic. Poi parleremo anche, perché questa dovrebbe essere anche l'ultima recita di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Sassuolo, per tornare probabilmente a Roma e alla Roma dove lui è già stato agli ordini di Zeman, a Roma che oggi ha salutato Francesco Totti per l'ultima volta in campo con la maglia numero 10 giallorossa. Paolo, andiamo poi in cronaca con Fiorentina Pescara. Sì, c'è il primo calcio d'angolo per il Pescara, calcio d'angolo guadagnato da Zampano, Pescara che attacca sotto la curva dei tifosi di casa, non c'è il gran pubblico all'Artemio Franchi, battuto il calcio d'angolo, c'è questo tiro di Caprari, la parata senza problemi del portiere Dragoschi, che ha già rimesso il pallone in gioco, e Chiesa che retrocede, proprio lascia il pallone al portiere della Fiorentina, il rinvio di quest'ultimo, il colpo di testa di Biraghi, a Fiorentina che ha riconquistato il pallone. Dicevo, Jacopo, non c'è gran pubblico, sì e no, 20.000 persone ad occhio e croce. È stata inquadrata per qualche istante anche la zona della tifoseria ospite, dove ci sono un centinaio di tifosi del Pescara. Direi che a questi tifosi bisogna fare i complimenti, perché seguire una partita in trasferta a Firenze la domenica sera alle 9:15 per tornare la mattina dopo, parliamo di una partita
che non deve dire assolutamente nulla. Sicuramente è un atto di fede da parte di questa tifoseria che quest'anno sicuramente ha ricevuto una brutta botta da questa, sì, da questa retrocessione. E vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, mentre attacca il Pescara con Biraghi dalla sinistra, il cross del terzino biancazzurro, pallone che termina direttamente sul fondo e dunque sarà il portiere Dragoschi a rimettere il pallone in gioco. Non è riuscito Muric a mantenere il pallone in campo e dunque c'è la rimessa da parte del portiere della Fiorentina. Siamo giunti già al sesto minuto nel corso del primo tempo, lo stadio Artemio Franchi 0-0 tra Fiorentina e Pescara. Fiorentina che manovra sulla propria tre quarti di campo, fino a questo momento non ci sono state occasioni né dall'una né dall'altra parte. Intanto c'è un anticipo di Astori che rilancia il pallone in avanti, un anticipo sul suo diretto avversario, è stato poi Fornasera a spedire il pallone in fallo laterale, dunque la rimessa per la Fiorentina. Questa sera, Jacopo, per moltissimi biancazzurri sia in campo che in panchina che in tribuna, questa sarà l'ultima gara con la maglia del Pescara, perché stavamo parlando della prossima stagione presumibile, auspicabile, direi più che altro un vero e proprio repulisti generale quest'estate in vista del prossimo campionato. Attacca la Fiorentina, allora attendiamo l'evolversi di questa azione, poi Andrea io ti ridarò, come si suol dire, la linea per parlare anche un po' non solo di questa partita, di quello che potrà essere il futuro di questa squadra. Intanto è Chiesa in area di rigore, il tiro di Chiesa, questa conclusione a girare, c'è però una deviazione, dunque c'è il calcio d'angolo per la Fiorentina, parità anche nel computo dei tiri della bandierina, 1-1 quando siamo giunti al settimo minuto. C'è stata questa conclusione di Chiesa, la deviazione proprio di Biraghi che era il suo diretto avversario, pallone è terminato in calcio d'angolo e dunque ci sarà questo tiro della bandierina per la Fiorentina che arriva in questo istante, colpo di testa di Bebek che allontana e dunque sventa la minaccia, con la Fiorentina che però ha riconquistato il pallone. Siamo nella metà campo dei viola, te Jacopo. Sì, intanto cambia un altro risultato in Serie A, vantaggio dell'Inter 1-0 contro l'Udinese, il gol di Eder al quinto minuto, quindi per il momento sono due solamente i risultati cambiati, vittoria dell'Inter e vittoria del Torino. Dicevamo che ci apprestiamo a vivere in estate una vera e propria rivoluzione in casa Pescara, ovviamente perché il campionato di Serie B imporrà inevitabilmente altre scelte, ma prima William, stavamo parlando di Eusebio Di Francesco, secondo te uno che sulla panchina del Pescara c'è stato qualche stagione fa, sfiorando anche quei playoff, non fosse stata la papera di Pinna contro il Livorno in casa, avrebbe centrato anche i playoff. Secondo te Eusebio Di Francesco, per quello che ha mostrato a Sassuolo, è pronto per una piazza importante come quella della Roma? Credo proprio di sì, credo proprio di sì, perché io credo che la gavetta sia importante e Eusebio, oltre che con l'esperienza che ha come ex giocatore, sicuramente le esperienze che ha fatte in questi, solo a Lecce non è andato bene, ma lì c'era una situazione molto particolare. Penso che adesso sia maturo e sia pronto per affrontare un campionato di Serie A con la Roma, e quindi che è un fatto anche affettivo, perché lui praticamente ha vissuto sempre come giocatore a Roma, quindi credo che sia anche un fatto a cui tiene moltissimo lui, e quindi ci sarà molto impegno. Anche perché conoscere la piazza, soprattutto quella romana, è molto importante, perché è una delle più calde. Sì, ma devi fare il risultato. Quella è la prima cosa, quindi comunque conosce bene come comportarsi all'interno della squadra, all'interno della società, perché tutta una, cioè Roma è una, calcisticamente è un ambiente sui generis in confronto a altre piazze come Milano, come Torino. Assolutamente. Pescara in attacco, seguiamo questa azione, Paolo. Sì, c'è questo attacco del Pescara, c'è un cross in area di rigore, l'anticipo in calcio d'angolo di un difensore della Fiorentina, si tratta di Cristoforo che su questo cross che è arrivato dal settore di destra è andato a colpire il pallone proprio di testa per evitare problemi. Dalle sue parti c'era Caprari che non avrebbe avuto lo specchio, il cross tra l'altro di Muric, bel cross del giocatore scuola Ajax, dalle sue parti c'era Caprari che non aveva tutto lo specchio della porta libero, però avrebbe potuto creare qualche problema. Secondo calcio d'angolo già battuto dal Pescara, c'è però Babacar al limite che allontana per la sua squadra, poi va a guadagnare anche un fallo laterale, ma c'è
l'entrata in gioco pericoloso dell'attaccante della formazione toscana, che alza il piede andando a fare fallo su Valerio Verre. Dunque c'è questo calcio di punizione comandato dall'arbitro Martinelli di Roma. Già battuta la punizione da Pescara, ancora un cross in area di rigore, un tentativo di rovesciata di Bebek, la parata del portiere, si fa per dire parata perché Bebek non è riuscito ad impattare con il pallone se non solamente a sfiorarlo, la parata del portiere Dragoschi. Sono passati 10 minuti, Jacopo, 0 gol, 0 occasioni da rete, però il Pescara si sta muovendo bene per quello che stiamo vedendo. Per il momento si sta disimpegnando molto bene la formazione di Zeman. Dicevamo di Eusebio Di Francesco, in maggio, se si dovesse realizzare l'anno prossimo una sfida a scudetto Juventus-Roma, Allegri da una parte e Di Francesco dall'altra, so che ti farebbe... ti terrebbe attaccato alla poltrona, anche se non sono le due squadre del tuo cuore, però immagini però avrà tra virgolette una risorsa o un problema in meno, vediamo, di Francesco, perché guarda, oggi pomeriggio è stata la giornata di Francesco Totti, allora vediamo un po' sul home page di Gazzetta.it, è finita veramente, ho paura, ho bisogno di voi, insomma ha chiesto oggi Olimpico davvero da tutto esaurito, ultima partita di Francesco Totti, un mito del nostro calcio davvero. Come lo stai vedendo il Pescara? Comunque propositivo, sarà che c'è poco da... Certo. C'è poco da vincere o da perdere. Beh, vabbè, c'è anche da dire che nel momento in cui il Pescara ha potuto giocare con le grosse squadre, compreso il Milan, non ha mai fatto brutta figura. Sì, anche, vero. Anche con Oddo, quindi non è che... Per Pescara purtroppo ha dimostrato molti limiti nel momento in cui ha incontrato le dirette concorrenti. Ma secondo te è stata giusta la contestazione anche a Zeman lunedì sera contro il Palermo? Ma guarda, purtroppo i tifosi non dimenticano. A parte il fatto che gli hanno sempre rimproverato il fatto di aver abbandonato il Pescara per la Roma dopo la vittoria del campionato di Serie B. Sì, solo... Io, per quanto mi riguarda, credo che Zeman abbia detto già a gennaio, aveva detto che rimango a Pescara, ma se arriva la chiamata della Roma, vado a Roma. Vado a Roma. E vabbè, quello gli si può anche, diciamo, l'aveva detto. Però quello che non gli perdonano i tifosi è il rifiuto che ha fatto nel momento in cui è stato richiamato a Pescara dopo la Roma. E quindi ha preferito prima il Bologna, poi per motivi societari la cosa non si è fatta e è andato a Cagliari e noi poi fra virgolette ci siamo dovuti accontentare di Baroni, che con tutto il rispetto, perché Baroni è un bravo peraltro amico. Ha vinto anche la semifinale di andata dei playoff di Serie B contro il Perugia ieri sera, gol di Cipsa. Adesso ci sarà il ritorno a Perugia. Vantaggio del Crotone contro la Lazio, attenzione perché cambia il risultato. Alessio Scida di Crotone, Crotone 1 Lazio 0, tra un po' vi daremo anche il marcatore. In questo momento il Crotone sarebbe salvo, l'Empoli no, ma è chiaro che manca ancora davvero tanta partita, tanto ancora da giocare. Quindi capito, la contestazione nei confronti di Zeman parte proprio da quella situazione, i tifosi non dimenticano. Ma pensi che parta da quella situazione oppure un, come ti posso dire, vista la situazione davvero brutta di quest'anno che ha vissuto questa squadra, e anche Zeman finisce nel calderone? Beh vabbè, io credo che Zeman non abbia nessuna colpa, perché Zeman è arrivato a febbraio con una squadra che sicuramente non è una squadra che può essere diciamo gestita bene da Zeman con le sue idee calcistiche, e quindi non credo proprio che sia quello il motivo. Il motivo è sempre quello antico. Del rifiuto. Attenzione, contropiede del Pescara, Paolo. Sì, Caprari in area di rigore, si gira Caprari, il tiro e il gol. Il gol di Caprari, davvero bella la rete di Caprari, questo tiro
a girare dall'interno dell'area di rigore, non esulta neanche tantissimo e credo anche giustamente. Caprari, bel gol, Immobile in panchina, sì. Non fa una piega. Stavo per dirti esulta tantissimo invece non Zeman. Fa una piega Zeman, Pescara in vantaggio, dunque quarto d'ora, direi bella azione, tra l'altro questo pallone recuperato in area di rigore, tra l'altro dopo un'azione di contropiede, palla per Caprari, questo tiro di Caprari, un difensore della Fiorentina prima della linea cerca di Tomovic aveva contrastato Caprari ed è stato saltato, rientra sul destro, quello che invece dicevi tu sulla linea non so chi, forse Gonzalo Rodriguez. Quindi comunque quel che conta, per quello che può contare, scusami il gioco di parole, che Pescara dopo un quarto d'ora è in vantaggio. Avevamo detto però, Jacopo, che Pescara aveva fatto vedere buone cose in questi primi minuti, una certa agilità, una certa scioltezza nel gioco, e la prima occasione utile è arrivata a questa rete di Gianluca Caprari che, ricordiamo, andrà sicuramente via nella prossima stagione, non giocherà con il Pescara perché è stato acquistato dall'Inter, forse non giocherà neanche nell'Inter, credo io, però sicuramente non sarà a Pescara. Posso fare la domanda a Paolo? Sì, come no. Paolo, ma c'è qualche giocatore nostro che magari si sta impegnando moltissimo per essere confermato? O vogliono scappare via dopo quello? Io credo che per molti giocatori cambiare aria sia quasi obbligatorio, visto che, attenzione, c'è questo tiro con il pallone che termina fucilata di Bernardeschi. Sì, Bernardeschi, no, non parlo pallone dell'opportunità o meno, ma credi che qualche giocatore vorrebbe rimanere a Pescara? Perché finora non ho ascoltato nessuno che abbia... Beh no, Fiorillo, diciamo, sì, Fiorillo per esempio, sì, domenica scorsa, sì, ma proprio... Non credo che faccia parte dei portieri volanti preferiti da Zeman, sì, sì, Fiorillo. Però poi sappiamo bene che insomma le dinamiche possono anche cambiare strada facendo. Io credo che più di qualche giocatore possa voler restare a Pescara. Ecco, in questo momento è inquadrato Campagnaro. Su Campagnaro si deve fare un discorso, per esempio, no, diverso dagli altri. Sto parlando dei giocatori che possono... però aspetta, perché Campagnaro potrebbe esserci un accordo ad hoc a gettone, cioè ti pago per le partite che giochi, e diciamo che questa è un'evenienza abbastanza probabile, nonostante il giocatore abbia dei problemi fisici ed è innegabile, perché lui proprio qualche settimana fa ai nostri microfoni allo Store del Pescara, nell'ultima intervista che rilasciò, disse: io voglio giocare un altro anno in Italia, non voglio andare via con una retrocessione. Credo che, attenzione, tanto pallone che... Punizione di Bernardeschi. Sempre lui con il piede sinistro, forse c'è stata una deviazione della barriera, tiro dal limite dell'area, punizione dal limite dell'area di rigore, pallone che gira la barriera, sì, c'è stata una deviazione con la schiena da parte di un giocatore del Pescara, calcio d'angolo battuto dalla Fiorentina, miracolo di Fiorillo sulla conclusione di, non abbiamo visto di chi, forse di Vesino, che ha raccolto direttamente l'invito dal calcio d'angolo e ha incrociato sul secondo palo con il piatto destro, parata di Fiorillo che salva per il momento, che l'1-0 protegge per il momento l'1-0 del Pescara. Intanto c'è il raddoppio del Torino, 2-1 con il Sassuolo, raddoppio dell'Inter, 2-0 contro l'Udinese. Paolo, stavi finendo, sì, stavo, su Campagnaro, stavo, del sì, contratto stavo, a gettone che potrebbe, diciamo, trovare la prossima stagione un contratto a gettone. Bisognerà vedere che fine faranno quei giocatori che comunque hanno il contratto con il Pescara, nel senso che ci sono diversi giocatori che hanno il contratto anche per il prossimo anno. Uno di questi è Bovo e potrebbe essere, credo, forse l'unico difensore con Campagnaro in grado di potersi giocare le sue chance la prossima stagione con il Pescara. Non credo sarà così per Stendardo, non credo sarà così per Fornasier. Zampano e Biraghi credo andranno via perché sono tra i pochi giocatori che hanno mercato. E per gli altri, diciamo, Memusciai è un punto interrogativo perché è un altro giocatore che diciamo per contratto dovrebbe restare a Pescara, però non so che cosa voglia fare l'albanese nella prossima stagione, se
diciamo, se la sente Memusciai di ripartire da Pescara dopo una stagione molto deludente anche a livello personale. E poi c'è Koulibaly che Zeman diceva mi auguro vada alla Juve per crescere, però se dovesse essere ceduto io credo che Koulibaly possa restare un altro anno invece a Pescara. Ecco un giocatore, e chiudo, che si sta mettendo in luce in queste ultime settimane che noi non avevamo mai visto, è proprio questo Muric, sì, sì. Di cui tra l'altro ha parlato molto bene Zeman, ha detto è un giocatore che ha dei grandi numeri, ha delle potenzialità, peccato non si sia ambientato in Italia, non abbia tra l'altro imparato bene neanche la lingua italiana, probabilmente andrà via, però per caratteristiche, non so Jacopo se tu sei d'accordo con me, questo è un giocatore che potrebbe fare al caso del Pescara proprio per caratteristiche tecniche. Sì, sì, sono d'accordo con te, poi peraltro è un giocatore molto giovane, e che quindi ha la capacità anche di migliorarsi, cosa che molti, Matteo, giocatori di questa squadra, soprattutto quelli che hanno un'età anagrafica di un certo tipo, non possono più fare, ma non per loro mancanza di voglia, è perché poi il giocatore arriva ad un'età di maturazione per cui poi è difficile cambiarne effettivamente le caratteristiche. Faccio l'esempio di Marco Verratti, era talmente giovane che si è potuto impostare da trequartista, sì, infatti, a davanti alla difesa. Al raddoppio del Crotone, intanto, Crotone 2, Lazio 0. Ecco. Sì, sì, quando si è detto la Lazio, dai, su. La Lazio non sta in forma. Crotone vince, l'Empoli vince. No, ti stavo dicendo, un altro giocatore che secondo me potrebbe fare al caso di Zeman è anche Brugman. E comunque la che con Zeman non ha avuto un inizio perfetto. Non ha visto tanto bene, insomma. È vero? Chi non ha visto tanto bene? Zeman all'inizio. Ah, non ha visto tanto bene, però lo riconferma sempre. No, no, centro. Poi l'ha messo perché. Vabbè, comunque sì, vabbè. Un ripensamento, però. No, vabbè, lui poi l'ha messo come esterno. Non come attaccante. No, no, a Empoli giocò come punta centrale, sì, per appunto, una ventina di minuti. No, vabbè, giocò anche. Non gli piace come. Coso, l'altro nostro terzino sinistro. Come Crescenzi come attaccante. Vabbè, lasciamo perdere queste invenzioni maccaroniche. Brugman come davanti alla difesa, secondo me può fare bene. È un punto interrogativo perché non solo ha bisogno dei giovani Zeman, però ha giocatori che si dedicano anima e corpo al suo dettame calcistico, perché quindi non è un gioco semplice, perché il gioco zemaniano riesce nel momento in cui tutti gli ingranaggi funzionano allo stesso modo e allo stesso istante, quindi deve essere un orologio perfetto. Il momento in cui uno di questi ingranaggi si blocca, la squadra si ferma. Difatti noi l'abbiamo visto in più occasioni nel campionato di Serie B, che pur finendo il girone d'andata primi vincendo a Crotone, ci sono state molte sofferenze, ad esempio il 4-2 contro il 4-2 contro il Torino. Quindi sarà un anno particolare per il Pescara. Vediamo un po' come la società riuscirà a attrezzare una squadra degna di questo campionato. Parliamoci chiaro, Zeman dovrà, chi per lui, dovrà trovare signori Rambaudi e Baiano e Verratti, Insigne e Immobile. Almeno due di questi, però, vedi, deve trovare. Dico perché ti contraddico, perdonami Vogliamo, sai perché? Perché quando questi giocatori sono stati presi non erano né Signori, né Baiano, né Rambaudi, né Verratti, né Insigne, né Immobile. Cioè, avevano delle caratteristiche, ma non erano niente di tutto quello che poi sono diventati. Scusa, Zeman ha allenato una miriade di squadre. Sì, sì. Ma non è che abbia creato altrove giocatori, o no? Sì, sì. E quindi quando mi dite che è chiaro che l'osservatore Pavone praticamente è stato bravo a cercare fra i giovani, poi Verratti se l'è ritrovato qua, Immobile se l'è ritrovato qua, Maniero era il titolare dopo praticamente tutto il ritiro, il titolare era Maniero e Zeman non l'aveva visto Immobile. Solo che è successo quella cosa in aereo, ha giocato contro il Verona la prima partita, ha segnato ed è rimasto titolare, anche per fare un po' di, diciamo, per punire Maniero.
Però voglio dire, non diamo, io non me la sento. Molte volte succede che ci sono dei giovani promettenti. Lui ha avuto, anche lui lì a Foggia, prima di Pescara, non è arrivato ai playoff con la triade Casillo, Pavone e Zeman, hanno riformato la troica che praticamente aveva dato tante soddisfazioni ai tifosi foggiani, ma lì praticamente c'era Romagnoli, c'era Insigne, ma non è arrivato ai playoff, nemmeno in Serie C. Quindi parliamo. Questo può essere un discorso anche giusto. Intanto accorcia le distanze la Lazio su calcio di rigore, Crotone 2, Lazio 1. Ma io non voglio passare per uno che... Io criticavo Galeone quando c'era da criticare, ma non perché io capisca tantissimo, ma perché la logica me lo suggerisce di fare certi discorsi, capito? Allora io non voglio assolutamente che si faccia, si creino dei miti così, che non sbagliano mai. Per esempio, a Zeman io rimprovero anche il fatto che non ha mai detto ho sbagliato io. A Lugano chi ha sbagliato? Io o ha sbagliato lui che si è salvato l'ultima partita? E io, per carità, poi a Cagliari non l'hanno capito, a Pescara non l'hanno capito, in altri posti non l'hanno capito. Ha fatto, diciamo, molti... Però perdonami, io sono perfettamente d'accordo con te, e ci mancherebbe... Però bisogna anche fare un distinguo, fare un distinguo rispetto, per esempio... ha una gestione che c'è. Intanto Pescara in area di rigore, esce Dragowski che anticipa Verre. C'è stata per 24 giornate di campionato una gestione che è stata difesa anche oltre quello che era il limite consentito anche per difenderla. Quindi voglio dire, non è che magari è solo Zeman che viene osannato sin troppo, cioè ci sono stati anche altri allenatori. Per carità, chi dice il contrario? Io ripeto, a me piacciono i numeri, perché praticamente le chiacce sono... Tom Rosa diceva le chiacce se le porto lui, le maccaro una botta la panza, capito? Quindi i numeri parlano chiaro, e quindi diciamo che non è riuscito a far fruttare, diciamo, come si sperava questa squadra. Non lo colpevolizzo, perché chiaramente non è una squadra che poteva giocare secondo le idee di Zeman, e quindi niente, però non esageriamo nel far credere magari a qualcuno che Zeman sia il più grande allenatore di tutto il mondo, ma per carità, ma non scherziamo. Mazzone era un grandissimo allenatore, perché faceva giocare la squadra quando doveva giocare, e si difendeva quando si doveva difendere. Certo. Paolo, andiamo un po' in cronaca. Cose che non succede con Zeman. Zeman o va o ve. Anche perché, scusami, Castori, che ha un gioco completamente opposto a quello di Zeman, ha vinto più di Zeman. Ha vinto campionati su campionati, Castori. Sì, ma che carità, perché i numeri sono numeri. Appunto. Bisogna dare merito a Zeman quando ha portato il Foggia in Serie A, pur essendo andati via alcuni giocatori importanti, è riuscito a fare due stagioni o tre, non mi ricordo, col Foggia. Trovare la dedizione totale di tutta la squadra. Il momento in cui basta che uno gli rema contro, è un castello di cristallo. Massima attenzione, anche un po' di severità nei confronti di chi praticamente deve essere sollecitato a fare bene, sì. E quindi, compreso Zeman e altri, come il direttore sportivo, i direttori sportivi, la società, il presidente, tutti, diciamo, no? Per il prossimo anno. Certo, siamo quasi alla mezz'ora, Paolo, andiamo un po' in cronaca con Fiorentina Pescara. Ho visto un fraseggio del Pescara, con due tocchi, praticamente è stato un fraseggio bellissimo. Quello è un gioco zemaniano. Zemaniano, esatto. Che se riesce, però ripeto, ci vogliono gli uomini adatti per
Permettimi di dire, Jacopo, prima di fare qualche minuto di cronaca, permettimi di dire che il lavoro di Zeman il prossimo anno non sarà un lavoro facile. Io non vorrei essere nei panni di Zeman per il semplice motivo. Attenzione, intanto c'è la Fiorentina in avanti, Chiesa il tiro, pallone che termina al lato, dunque 29esimo al lato il tiro di Chiesa. Dicevo, ci sono grandi aspettative per Zeman il prossimo anno a Pescara in Serie B, perché tutti, direi giustamente, chiaramente si aspettano che Zeman in un certo senso possa ripetere quanto fatto cinque anni fa, però è chiaro che questo è molto difficile, quindi bisognerà mettere a disposizione di Zeman una squadra all'altezza e soprattutto una squadra che abbia, diciamo, le caratteristiche tecniche per rispondere al meglio ai dettami del tecnico Boemo. Vedremo quello che accadrà proprio nel mercato, perché la squadra verrà sicuramente stravolta. Mezz'ora, dicevamo, dunque un quarto d'ora al termine di questo primo tempo, con il Pescara che continua a condurre per 1-0. Attenzione, c'è un lancio in area di rigore per Babacar che si gira, prova a commettere fallo secondo il direttore di gara Martinelli di Roma, e dunque il gioco viene fermato. Tra l'altro Babacar si era allungato il pallone che era stato recuperato, era stato abbrancato in uscita da Fiorillo, ma l'azione era stata già fermata da Martinelli di Roma, che aveva ravvisato un'azione fallosa dell'attaccante Viola. Dunque si riparte con una punizione in favore del Pescara, 30 minuti 30 secondi, è proprio Fiorillo che si incarica della battuta di questo calcio da fermo, la battuta lunga del portiere biancazzurro. Fiorentina che però ha già recuperato il pallone nella zona di centrocampo, attacca la squadra viola con Vesino, buona la giocata di Vesino, pallone poi all'indietro per Astori, il servizio sulla destra per Chiesa, il passaggio di ritorno ancora per Astori, il cross in area di rigore, riesce di testa l'anticipo di Zampano su Babacar, che si sarebbe trovato da solo davanti a Fiorillo. È stato bravo proprio William, prima parlava di Zampano, in questa azione difensiva il terzino del Pescara, perché di testa è riuscito a spizzicare quasi il pallone, a permettere alla sfera di non arrivare fra i piedi di Babacar, che avrebbe avuto, diciamo, spazio e tempo per concludere con Fiorillo. Ora il Pescara ancora in possesso di palla, c'è un lancio però sbagliato sul settore di sinistra, pallone troppo corto per Viraghi, Fiorentina di nuovo in avanti, attacca la squadra allenata da Paolo Sosa, anche per lui questa sera ci saranno i saluti, perché non guiderà la Fiorentina nella prossima stagione. Ancora la formazione e Viola che si porta in avanti, c'è ancora un fallo commesso in attacco da Bernardeschi, mi sembra ai danni di Zampano, e dunque c'è ancora un calcio di punizione comandato dal direttore di gara, è stato sì Bernardeschi a commettere fallo su Zampano, ancora un calcio di punizione in favore del Pescara, mentre abbiamo visto qualche istante fa destarsi dalla panchina Zeman per andare a dare qualche indicazione ai propri ragazzi. Pescara che comunque si sta ben disimpegnando, perché se escludiamo quei due minuti tra il 16esimo ed il 18esimo con le due occasioni avute da Bernardeschi e con il tiro di Vesino parato da Fiorillo, il Pescara per il resto non ha sofferto tanto, non ha avuto grossi problemi, solo in quei due minuti la Fiorentina ha avuto quelle tre occasioni, tra l'altro una con Bernardeschi sul calcio di punizione, ma per il resto bisogna dire che la squadra di Zeman sta reggendo bene. Siamo giunti al 33esimo, ancora la Fiorentina in possesso di palla, squadra viola fischiata tra l'altro dal pubblico questa sera all'Artemio Franchi, una stagione ben al di sotto delle aspettative per i viola. Ancora intanto sulla destra Chiesa, non riesce il servizio per un compagno, e difesa del Pescara che può recuperare, si porta in avanti Verre. Siamo giunti al 33esimo, pallone per Bebek, buona giocata dell'ex giocatore del Paris Saint-Germain, ancora Bebek che poi rischia di perdere il pallone, ci pensa Biraghi a rinviare la sfera. 34esimo, Fiorentina 0 Pescara 1. Eh sì, abbiamo sorpassato la mezz'ora con il Pescara sempre in vantaggio. Intanto fatemi rispondere a uno dei tanti che ci hanno scritto tra questo pomeriggio e questa sera, ci chiede come mai ancora parlate del Pescara che è già retrocesso, del Teramo che si è salvato all'ultima giornata. Perché, caro amico, questo purtroppo propone quest'anno il calcio abruzzese. Poi noi siamo stati anche fortunati nelle annate precedenti, perché abbiamo potuto raccontare invece di annate decisamente diverse. Poi ogni annata è differente, e questa, come ho detto in apertura di questo Abruzzo del Pallone non stop questo pomeriggio alle 16,
Magari non sarà uno di quelle annate che noi abruzzesi a livello calcistico ricorderemo negli anni, sicuramente ce la dimenticheremo presto questa annata, perché è andato veramente quasi tutto storto, però è chiaro che questo è quello che in questo momento propone il calcio abruzzese. C'è un calcio di punizione pericoloso per la Fiorentina, Paolo, dal limite dell'area di rigore. Sì, 35esimo, c'è stato un fallo di Memushai su Bernardeschi, Martinelli di Roma, che era ben piazzato, ha fermato il gioco. È lo stesso Bernardeschi, molto bravo a calciare le punizioni, che dovrebbe incaricarsi della battuta. Siamo a 7-8 metri dalla linea che delimita, forse una decina di metri dalla linea che delimita l'area di rigore del Pescara. Fiorillo ha fatto schierare una barriera molto folta, sono 7 giocatori del Pescara in barriera, ci sono anche un paio di giocatori della Fiorentina che sono andati a disturbare gli avversari. La battuta di Bernardeschi, la respinta della barriera, ma ancora la Fiorentina che mantiene il possesso di palla, sta aumentando la pressione la squadra di Paolo Sosa. Ancora una conclusione tentata dalla formazione di casa, che perde però il pallone, può ripartire il Pescara, potrebbe scattare il contropiede che scatta in questo istante con un pallone che viene servito sulla sinistra per Bebek. Sono però rientrati i difensori della Fiorentina, si allarga Bebek, ottima la giocata, Biraghi, il cross in area di rigore, il colpo di testa tentato da Caprari che però è stato anticipato da un difensore della Fiorentina. Però è stata davvero bella l'azione in contropiede del Pescara e direi illuminante l'apertura di Bebek per Biraghi, mentre c'è un fallo commesso ai danni da Babacar, ai danni di un giocatore del Pescara. Babacar che tra l'altro viene anche ammonito Babacar, viene ammonito Chiesa, crediamo non per il fallo che era stato di Babacar, ma forse per proteste. Dunque il primo giocatore che in una gara molto molto corretta finisce sul taccuino del direttore di gara Martinelli di Roma. Il fallo invece, vediamo dalle immagini che il fallo su Campagnaro era stato commesso proprio da Chiesa. Magari da più con le mani, allungato un po' le mani, che ma non credo c'è stato che un forse intervento. Sia stato ammonito per le proteste più che per il fallo, perché il fallo era un fallo, diciamo, da piovra, esatto. Un fallo, diciamo, di gioco normale. Forse ha protestato il figlio d'arte Chiesa, che tra l'altro nella gara di andata a Pescara giocò una grande partita, creò grandissimi problemi alla formazione biancazzurra. Dicevo, è stato ammonito per proteste, crediamo il primo giocatore finito sul taccuino del direttore di gara, mentre siamo già arrivati al 37esimo minuto di questo primo tempo. Regge il Pescara, Pescara che continua a condurre per 1-0, ricordiamo il gol realizzato bello tra l'altro di ottima fattura di Caprari al 15esimo di questo primo tempo. Intanto ci scrivono se possiamo dire a quelli di 7 gol che con questo risultato il Pescara avrebbe 20 punti e non 17, però noi non riusciamo a fare questa comunicazione. Però intanto ci vediamo i risultati che stanno maturando in questi primi 45 minuti. Ancora fermo sullo 0-0 la partita di Palermo, con il Crotone avanti 2-1 sulla Lazio, Nalini e Falcinelli e rigore di Immobile per i biancocelesti. Il Pescara in vantaggio 1-0, gol di Caprari. Intanto c'è un cartellino giallo per Chiesa, espulso Chiesa. Doppia ammonizione per Chiesa, direi follia, 2 minuti di follia per Chiesa, che prima era stato ammonito e avevamo proprio descritto quell'azione, aveva commesso fallo su Campagnaro, aveva protestato ed era stato ammonito dal direttore di gara. Questa volta è andato a commettere fallo in maniera scriteriata ai danni di un giocatore del Pescara, secondo cartellino giallo, cartellino rosso, si scalda la partita. Avevo detto, non me ne vogliono i telespettatori, partita correttissima fino in questo momento, in 2 minuti ci sono stati 2 cartellini gialli, tutti all'indirizzo di Chiesa, che è stato espulso. Fiorentina in 10, calcio di punizione per il Pescara. Rivediamo il brutto fallo da dietro su Caprari, tra l'altro gratuito in una zona centrale del campo, quindi non c'era assolutamente, diciamo l'obbligo, se così vogliamo dire, di andare a commettere fallo. Chiesa evidentemente nervoso questa sera, non sappiamo per quale motivo, ha preso il secondo cartellino giallo, direi senza alcun errore da parte del direttore di gara. A termine di regolamento questo era un fallo da cartellino giallo, direi anche da arancione, e Chiesa era già stato ammonito, quindi è stato espulso. E ora vediamo che chiede scusa alla curva Fiesole, evidentemente ha capito di averla fatta grossa. Dunque Fiorentina in 10, siamo al 39esimo, c'è il calcio di punizione per il Pescara.
Però a questo punto la partita si scalda, perché vediamo molto nervosismo tra i giocatori della Fiorentina che sono andati, Jacopo, a circondare Martinelli, tra l'altro autore di una decisione a termine di regolamento ineccepibile. Assolutamente, secondo giallo meritatissimo, il primo forse un po' ingenuo, Chiesa è andato a protestare, ha fatto un fallo su Campagnaro, però il secondo veramente ineccepibile, anzi ti do ragione Paolo quando dici che forse era già il secondo quasi da rosso, da arancione. Ci chiedono, vorrei sapere quali giocatori restano e quali vanno via. Molti andranno via, alcuni ve li abbiamo detti, Verre andrà alla Sampdoria, Caprari andrà sicuramente in un'altra squadra, magari tramite Inter, perché forse non rimarrà in nerazzurro, Baybeck tornerà al Paris Saint Germain, Stendardo andrà quasi certamente via. È chiaro che la lista è molto ampia, chi arriva non è facile, anche perché poi gli incassi di mercato, Matteo, non sono sempre... Cioè c'è un obiettivo, però ci sono anche degli obiettivi secondari, poi non è detto che si riesca ad arrivare a quelli che vuoi in sì, cima alla sono, lista. Ci sono delle dinamiche molto particolari, poi magari nel momento in cui si fa calciomercato ci sono delle squadre che vengono a scoprire che il Pescara è interessato a quel giocatore, quindi altre squadre vanno a puntare su quel giocatore particolare, ci sono tante dinamiche, magari... Pescara chiede un giocatore appunto perché l'ha chiesto Zeman, il prezzo lievita e non si riesce a raggiungere. Sì. Ci sono tante dinamiche molto particolari. No, noi possiamo dire chi va via certamente perché è già destinato da un'altra parte. Anche perché sono giocatori che hanno una mentalità perdente qui a Pescara, quindi hanno proprio necessità di cambiare aria e rimanere qui, magari si portano lo strascico di questo campionato, quindi la cosa migliore... far cambiare aria a tutti quanti, rifondare e cercare di mettere le pedine giuste anche per poi, non dico per una promozione, però gettare le basi per un qualcosa di importante per i prossimi anni, perché magari non è detto che il Pescara riuscirà, ecco un'altra ammonizione per Campagnaro, per Bernardeschi. Ah, Bernardeschi? Sì, aspetta. Bernardeschi non credo perché era. No, ha fatto farlo Campagnaro. Però la Fiorentina è molto. I giocatori fiorentini sono molto accesi in questo frangente. Una partita che non, alla fine non deve dire nulla a questo campionato. Quindi sì. Non vedo perché si stanno accedendo. A proposito, scusami Matteo, a proposito di Campagnaro, poi io credo di vedere giusto questa sera. Questo è un giocatore che è vero che ha grossi problemi, quest'anno ha giocato poco. O comunque non molto, e anche l'anno scorso aveva giocato, quando aveva giocato aveva fatto molto bene, ma aveva dovuto soffrire per i noti problemi fisici. Ma mi sembra di vedere che con Campagnaro in campo la difesa del Pescara è una difesa sicuramente più sicura. Attenzione, c'è questo pallone recuperato, Caprari in area di rigore, il cross che poteva essere quasi un tiro, che pallone che attraversa tutta l'area di porta, ancora un cross in area di rigore, Fiorentina che si salva con qualche difficoltà, forse anziché crossare Caprari avrebbe fatto meglio a concludere a rete, avrebbe probabilmente creato qualche problema in più a Dragoschi, invece c'è stato questo cross con il pallone che è andato ad attraversare tutta l'area di porta. E Pescara che comunque forse anche galvanizzato dal fatto di giocare in 11 contro 10, qualche grattacapo e qualche problema la Fiorentina lo sta creando anche in questa parte finale del primo tempo. Sta giocando meglio con Pescara. Campagnaro, non so se voi siete d'accordo con me, la difesa è un'altra difesa, non me ne vogliano gli altri difensori del Pescara, Bovo, Stendardo, Fornasier, Coda, però questo è un giocatore che evidentemente, attenzione, c'è il Pescara in avanti, c'è questa parata di Dragoschi, il tiro di Memusciai, la parata centrale di Dragoschi, però Pescara che ci prova anche dalla distanza. Chiudo dicendo che a mio avviso quando Campagnaro sta bene e gioca, nonostante abbia quasi 37 anni, la differenza si vede. Probabilmente perché, William, poi ti... Ma nessuno... Mette forse perché è un giocatore abituato a comandarla la difesa. Ma perciò prima si parlava del fatto che un eventuale contratto, contratto a gettone per questo giocatore, direi potrebbe essere anche una soluzione azzeccata. Perché perché vedi, scusami Paolo, ti interrompo per chiarire il cartellino giallo prima di Campagnaro che ha allargato il braccio sul lob di Bernardeschi, pallone toccato col braccio, ecco perché il cartellino giallo, perdonami.
Ti ho interrotto, stavi concludendo? No, dicevo che potrebbe essere questa una decisione condivisibile, Paolo, quella di un contratto a gettone per Campagnaro, perché se Paolo, questo ragazzo sta bene... Sono un po' scettico, lo sai perché? Perché? Perché Zeman, ripeto, è integralista, praticamente non può usufruire di un giocatore a tempo determinato, part time. Un contratto a chiamata. Zeman vuole un difensore titolare e che sia quello. Poi quest'estate la preparazione di Zeman dovesse fare il miracolo e far sì che questo giocatore possa recuperare una maggiore integrità fisica e nell'arco delle 40 partite della Serie B. Ma i miracoli mica li può fare, integrità fisica. Campagnaro ha dei problemi sicuramente che saranno sicuramente problemi seri, altrimenti non li avrebbe già risolti con qualche professore illustre, diciamo, non Zeman. Ma adesso Zeman fa pure il miracolo di alzati e cammina, per esempio. Per dire, insomma. No, la preparazione di Zeman più che Zeman. Paolo fischia due volte Martinelli, sì. Finisce il primo tempo, non c'è recupero, il Pescara chiude avanti 1-0 con il gol di Gianluca Caprari a Firenze. Un giudizio rapidissimo, William, a te e a Pescara, Matteo, e poi andiamo sta vincendo meritatamente perché sta giocando meglio della Fiorentina, punto. Si vede anche qualche trama interessante, Matteo. Sì, vabbè, è anche da dire che la Fiorentina sta pascolando in campo perché qualitativamente il giocatore è sicuramente superiore. Poi adesso vabbè, stanno giocando in 10, però anche in 10 è una squadra che in confronto al Pescara la può mettere nel taschino un momento all'altro. Sì. Quindi un plauso al Pescara che non è andato lì, non è andato a Firenze a fare una scampagnata, ma la sta giocando. L'ha fatto volutamente. Ma ripeto, anche con le altre squadre, anche con l'Inter, con il Milan, con le grosse squadre, non ha fatto sempre. Fatemi dare i risultati di questi primi tempi. Poi ricominciamo con la discussione, ma devo andare in pubblicità. Fatemi dare i risultati dei primi tempi. Poi rientriamo, ovviamente ne parleremo. Crotone Lazio 2-1, Nalini, Falcinelli e Immobile, vantaggio del Pescara, Caprari a Firenze contro la Fiorentina, Inter Udinese 3-0, Eder, Perisic e Brozovic 0-0, l'unico 0-0 di questa sera tra Palermo e Empoli. Torino Sassuolo 3-2, Boyer, Baselli e De Silvestri per il Torino, doppietta di De Frel per i neroverdi di Eusebio Di Francesco. Questi i risultati del primo tempo, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale e poi torniamo per il secondo tempo di Fiorentina Pescara tra poco. Eccoci rientrati per seguire il secondo tempo di Pescara Fiorentina, ma anche delle altre partite di Serie A che hanno chiuso il loro primo tempo. Di fatto ci apprestiamo a vivere gli ultimi 45 minuti della stagione, di una stagione molto lunga che, come abbiamo detto in più di una circostanza, purtroppo per noi abruzzesi che eravamo rappresentati dal Pescara hanno riservato solo tantissime amarezze. Intanto William, tu ti stai sintonizzando anche su altre partite, vuoi avere un po' una prospettiva d'insieme, soprattutto ti interessa Palermo-Empoli per vedere se il meteo per domani. Stai vedendo il meteo per domani, ecco perché. Prima che ricominci il secondo tempo, perché le squadre sono ancora negli spogliatoi, Matteo, io ti volevo fare una domanda, perché tu prima un po' all'atere l'hai tirato fuori il discorso.
anche alcuni giocatori che non sono andati poi così male, è giusto che cambino aria per non rimanere invischiati in... Beh, oramai una squadra che perde tutte queste partite comunque si crea una situazione sia di squadra che di collettivo particolare, viziata, dove rimanere all'interno di un ambiente può pregiudicare anche la carriera di un giocatore, perché questo comincia a avere... è abituato a perdere in una determinata... Eh sì, proprio quello probabilmente. In un determinato ambiente. E quindi anche quei giocatori che magari possono fare all'altezza del Pescara il prossimo anno, comunque rimanendo a Pescara hanno ancora questo film dell'orrore in mente che è stato questo campionato, quindi forse è meglio per tutti cambiare area. Poi certo, ci sono dei giocatori che rispondono in maniera differente. Magari un Campagnaro che una retrocessione del genere la metabolizza molto velocemente, altri giocatori che invece rimangono scottati e quindi possono avere delle ripercussioni gravi e quindi hanno bisogno di cambiare aria. Andiamo al telefono, io saluto, do la buona serata, la buona domenica a Riccardo Clinco. Ciao Riccardo, ben ritrovato, ben risentito. Ciao Jacopo, a te ciao. E un saluto a tutti, a Matteo e a William. E al buon Paolo. Riccardo. Ah sì, tu dici tutto il muro del pianto. Ah, tu dici per i colori nero-azzurri è il muro del pianto. Un lacrimatoio. Senti Riccardo, noi stavo facendo un po' una disamina anche rispetto ad elementi che probabilmente non hanno fatto poi malissimo a Pescara. Se è il caso di tenerli comunque anche in virtù delle prestazioni di quest'anno, oppure se questa squadra va rifondata dalle basi, anche per evitare che molti che hanno subito quest'annata, che hanno vissuto quest'annata, possano pagare psicologicamente dazio nella prossima. Tu di che parere sei? Ma guarda, sicuramente dei cambi bisogna farli, nel senso che gli estremismi sono sbagliati, meno male, in tutti i sensi, intendo dire. Mandare via tutti no, tenerli tutti no, bisogna rifondare una squadra con, visto che si rifonda con Zeman, con dei giocatori consoni a un gioco fisico, ad un gioco atletico, un gioco fatto diverso dalle prospettive di quest'anno. Intendo dire, bisogna prendere i giocatori che sposino un gioco di Zeman. E di conseguenza io, come ho già detto ripetutamente, andrei a prendere giocatori ad esempio della Lega Pro, oppure qualche ragazzo che ha veramente fame, ma è come credo e sto vedendo che si sta muovendo la società sul mercato. Sì. Per quanto riguarda i primi 45 minuti di questa sera, noi abbiamo visto un buon Pescara, probabilmente perché insomma è l'ultima, da perdere c'è quasi nulla, però abbiamo visto già qualche piccola trama di gioco che ci ha un po' riportato alla mente quelle che conosciamo di Zeman. Tu sei d'accordo? Le hai viste anche tu? Sì, io sto guardando la partita, ma mi arrabbio perché queste prestazioni non dobbiamo farle all'ultima giornata quando non conta nulla, perché mi fanno ancora più arrabbiare. Io la guardo con te, sorrido, ma dentro di me dicevo: ma dove erano questi giocatori quando era il momento di giocare, di fare queste giocate? E non c'erano. Adesso che non c'è nulla in palio, saltano fuori, cercano di fare la giocata, cercano di fare le triangolazioni, Riccardo, c'erano altre motivazioni nelle giornate precedenti, quindi non è che tu potevi fare quello che stai facendo adesso, potevi farlo prima. C'è la Fiorentina. La Fiorentina è 10 volte superiore al Pescara. La Fiorentina avesse, scusami Riccardo, se la Fiorentina avesse potuto evitare di giocare questa partita oggi l'avrebbe evitata molto volentieri. Assolutamente, però tu vedi che infatti sono partite che sai che il calcio in Italia conta solamente quando c'è in palio qualcosa, queste sono partite che non servono a nulla, però vedo che quantomeno la squadra, e anche nelle partite precedenti, da dopo che è stato retrocesso, ha provato a fare qualcosa, ecco. Questa cosa mi sarebbe piaciuta quantomeno vederla nelle partite precedenti, quando contava qualcosa. Oggi, girando un po' su Sky, perché sono a casa, ho visto che i tifosi del Crotone hanno messo fuori uno striscione che diceva: avete onorato la maglia. Ecco, questo noi sicuramente non lo possiamo dire, e non possiamo esporre
uno striscione del genere. Oggi Trotone sta vincendo, oggi Trotone comunque vada, si è giocata fino all'ultima giornata e lo stadio è pieno, i tifosi sono contenti, anche se c'è la malgrata ipotesi che scendono in Serie B. Ecco, noi non possiamo dire assolutamente questo, anzi abbiamo fatto un campionato, come tutti abbiamo visto, purtroppo da dimenticare. Ecco, e anche su questo vorrei dire una cosa, questo non è William, non è un campionato da dimenticare, questo è un campionato da ricordare sempre, perché come bisogna ricordarlo per fare esattamente l'opposto di quello che abbiamo fatto. Quello che è stato fatto, sì. Purtroppo, Riccardo, avevamo già un altro campionato sulle spalle, memori di quel campionato, siamo riusciti a fare peggio del peggio siamo riusciti a fare, quindi purtroppo non è servito a nulla ricordare, anche perché la storia ci ricorderà questo campionato, perché abbiamo battuto tutti i record negativi. Io anzi temevo pure di battere il record negativo, di non vincere nemmeno una gara, quindi penso un po', quindi dopo aver vinto contro il Genoa mi sono sollevato. Sentite, lasciatemi dire una cosa che avete già detto prima, vorrevo veramente dire che mi sono emozionato a vedere l'addio di Totti al calcio, un uomo che veramente merita il rispetto di tutti, di tutti i tifosi della Roma e di tutti i tifosi delle squadre del mondo, perché è veramente un addio emozionantissimo. Ho pianto, io raramente piango, avevo lacrime agli occhi come amante del gioco del calcio, un onore e un rispetto a un grandissimo giocatore. Ecco, questo lo volevo dire perché è stata veramente toccante. Io ho visto tanti addio al calcio, ma questo è stato veramente toccante. Eh sì, hai perfettamente ragione. Grazie Riccardo, io ti auguro una buona serata, buon secondo tempo, ovviamente, per quello che va. Un saluto agli amici, a William, a Matteo e al grande Paolo. Ciao Riccardo. Ciao Riccardo. Ciao a tutti. Grazie, Riccardo. Intanto, Paolo, è iniziato il secondo tempo da 2 minuti con il Pescara in attacco, però vi diamo una notizia che riguarda 2 giocatori del Pescara, convocazione nazionale anche per Gianluca Caprari, che raggiungerà... Successo qualcosa? No. Sì, c'è un gol annullato. C'è un gol annullato. Gol annullato al Pescara, sì. Sì, fuori gioco. Posizione fuori di gioco, fuori gioco di buyback. Sì, millimetrica, sì. Diciamo, però giusta la decisione dell'arbitro, anzi del suo assistente più che altro. Però c'è da dire che è stata eseguita un'azione bella da parte del Pescara con la finalizzazione, che poi è stata annullata giustamente, però... Dicevamo, convocazione in nazionale per Gianluca Caprari, che raggiungerà Coverciano in vista dell'amichevole dell'Italia insieme a Cristiano Biraghi. E ci scrivono da casa: ah, se avessimo cambiato l'allenatore, caro William. E preso chi? Mettiamo anche Zeman. Zeman non può venire in corsa. No, Zeman non può, io rispondo io a questo telespettatore. Pur prendendo Zeman a gennaio, non avrebbe avuto la possibilità temporale. No, non diceva gennaio, lui diceva la partita con lei. Vabbè, non lo dice, quindi lo dico io. Se l'avessimo preso durante il campionato, diciamo la fascia di calciomercato, e quindi allestire una squadra per Zeman, comunque non avrebbe avuto la possibilità temporale di organizzare. Non sono giocatori adatti per... No, io dico prendere quel momento in cui si prendeva Zeman, iniziava il calciomercato invernale, si faceva una squadra per Zeman, però bisognava allestirla. Ma chi se la squadra da capo? Se ti vuoi salvare, in qualche rifondare una squadra è praticamente impossibile, però magari uno ci prova, tende il possibile. Ma gennaio possibile. Non è possibile, te l'ho detto io, quindi comunque era impossibile fare... La sostanza è che se avessimo sostituito Odd con Zeman... anche a novembre, secondo me, non avremmo fatto molto meglio. Fare. Certo. Paolo, forse molto meglio, ma qualcosa in meglio sì, per carità, perché si è raggiunto proprio il massimo della indecenza quest'anno. Ripartenza del Pescara, Paolo, la seguiamo con Muric. Sì, siamo al 5° minuto, cross per Zampano, pallone in area di rigore, in una zona però dove non ci sono giocatori del Pescara, ancora Memusciai, ancora il Pescara in avanti, c'è poi questo che non è né un tiro né un cross da parte di Caprari con il pallone che termina sul fondo, hai fatto Paolo, bene. Quella è una giocata a memoria.
Sì. Come vuole, sembra proprio vuole un assist fatto... Solo che il giocatore ha dimenticato di piazzarsi in quella posizione. Non si trovava dove doveva trovarsi secondo, diciamo, quello che era lo schema. Tanto diciamo che non ci sono cambi. No, non ci sono stati cambi. Il secondo tempo è riniziato già da 6 minuti. Ricordiamo, anche a beneficio dei nostri telespettatori, di qualcuno che si fosse messo solo ora in visione, che la Fiorentina gioca in 10 uomini dal 40esimo del primo tempo per l'espulsione per doppia ammonizione di Chiesa. Attacca intanto il Pescara, ancora un pallone in area di rigore per Caprari, al momento del tiro viene anticipato in maniera direi prodigiosa e provvidenziale da Rodriguez, che va a spedire il pallone in calcio d'angolo, perché probabilmente Caprari avrebbe indirizzato, anzi sicuramente, il pallone verso la porta di Dragoschi. Anche questo un movimento, sì, verrebbe da dire, Jacopo, se il Pescara, è chiaro che adesso rischieremo anche di oltrepassare la retorica, ma se questa squadra avesse giocato come sta facendo questa sera nelle altre partite, probabilmente ora le cose sarebbero un po' diverse. Forse Pescara starebbe ancora lottando anche nell'ultima giornata, come stanno facendo Empoli e Crotone, per salvarsi. Peccato, perché non sarebbe bastato tantissimo per restare in gioco in questo campionato. Sul discorso dell'allenatore, insomma, bisognerebbe aprire del cambio di allenatore, del cambio della guida tecnica in questa stagione, bisognerebbe aprire una parentesi molto molto grande, quindi io evito di farlo. Però è chiaro che c'è grande rammarico, perché questa squadra poi insomma un po', anche se con grosso ritardo, alla lunghissima ha dimostrato di avere anche qualche valore, di avere anche diciamo delle capacità tecniche. Peccato che sia arrivato troppo presto, diciamo, diciamo quella retrocessione, perché al di là, diciamo, della matematica retrocessione, questa squadra aveva mollato purtroppo già da troppe settimane. Tornando alla gara, ottavo minuto, Pescara in possesso di palla, si porta in avanti con Zampano, elegante la giocata sul settore di destra per Muric, il tentativo di cross per il giocatore Scolajax, ci riesce ancora poi il pallone per Zampano dopo la ribattuta di un difensore della Fiorentina, ancora Zampano, il cross corto di Zampano, Pescara che però va a guadagnare un altro calcio d'angolo. Non ho portato il conto dei tiri dalla bandierina, ma dovrebbero essere o 6 o 7 i calci d'angolo per il Pescara, questo anche a dimostrazione del fatto che la squadra sta attaccando nonostante il vantaggio, sta attaccando nonostante si pensasse che ad inizio di ripresa ci potesse essere il forcing della Fiorentina per cercare di riequilibrare le sorti dell'incontro. Invece Pescara ancora in possesso di palla, ancora Zampano sugli sviluppi del calcio d'angolo per Memuscià, il capitano del Pescara, pallone all'indietro per vediamo Brugman, elegante la giocata, pallone sulla destra ancora per Zampano, il cross del giocatore del Pescara, poi l'intervento di Rodriguez che allontana, ma è ancora la squadra di Zeman che attacca, Memuscià in area di rigore, si gira poi il tiro di Caprari, c'è stata una deviazione, ancora Pescara pericolosissimo in avanti e va a guadagnare ancora un tiro dalla bandierina, Memuscià che non è riuscito a trovare l'attimo giusto per indirizzare il pallone verso la porta di Dragoschi, poi ci ha provato Caprari, c'è stata la deviazione, ancora calcio d'angolo e ancora una deviazione di un giocatore di Salcedo, in questo caso in calcio d'angolo, secondo tiro dalla bandierina in un minuto per il Pescara che al nono minuto continua ad attaccare in vantaggio per 1-0, battuto il corner, la finta e poi sbagliata però diciamo la battuta di questo calcio d'angolo per il Pescara, con la Fiorentina che può ripartire in avanti. 10 minuti nel corso della ripresa, l'Artemio Franchi, Fiorentina 0 Pescara 1. Jacopo, sì, uno schema approvato il Pescara sul calcio. Intanto leggiamo sms a quei opinionisti e giornalisti che dicono e scrivono che se non cacciavamo Oddo ci salvavamo. Anni fa, per non aver cacciato Galeone, siamo retrocessi lo stesso, caro William. Allora, vabbè, era solo un'indicazione. Sempre sbagliato. Ma abbiamo anche visto, tornando invece alla partita, abbiamo visto uno schema sul calcio d'angolo che non è riuscito perché probabilmente non è stato ben compreso. Intanto quarto gol sia del Torino che dell'Inter, 4-2 Torino-Sassuolo, 4-0 l'Inter con l'Udinese. Una cosa che del gioco di Zeman proprio ricordo già nella stagione, quella della vittoria della Serie B, che proprio non ti piace, è la battuta del calcio d'angolo corta,
che è tipica del gioco di Zeman. Tu vorresti sempre la scodellata dentro. Beh, va bene, io de gustibus, no? Disputando mest, diciamo. Intanto guarda che esce Bernardeschi nella Fiorentina ed entra un signorino che ha un nome importante e si tratta di Agi, che è il figlio del Maradona dei Carpazi, Gheorghe Agi, un giocatore fantastico della Romania. Oh, in tutto questo ci siamo dimenticati, stiamo dimenticando, e forse che la Fiorentina gioca anche in inferiorità numerica, però. Sì, sì, beh. Vero Matteo? Sì, ha una qualità tecnico-tattica la Fiorentina indiscutibile, comunque è una squadra importante. Non dimentichiamoci che il Pescara in 9 contro 11 è riuscita quasi a perdere la partita contro il Torino in casa, quindi sì. Stiamo parlando di organici dove magari il singolo ti fa la differenza e ti riporta a casa il risultato. Certo, mi viene in mente, mi sembra, il Cagliari che ha... Però perdonami Matteo, vediamo un attimo la classifica, giusto rapidissimamente, perché non facciamo vedere i risultati, poi facciamo... i risultati. Vediamo la classifica, Maurizio. Perché si è parlato tanto in queste ultime settimane, ma il Crotone ci ha creduto più del Pescara, il Crotone ci ha messo qualcosa in più del Pescara. 34 a 20, sono 14 punti, 17 se si conta anche quella vittoria a tavolino del Pescara contro il Sassuolo alla seconda giornata di campionato. Ma secondo te il Crotone ci ha messo più voglia, più cattiveria, oppure ha interpretato meglio il suo ruolo in Serie A? No, il Crotone è la seconda che hai detto, secondo me, perché il Crotone ha capito di essere la Cenerentola del campionato, ha capito che all'inizio era tutto in salita, così lo è ancora, dove una squadra ha giocato le prime 4 partite di campionato allo stadio Adriatico, quindi a distanza dello stadio, del proprio stadio. Poi ha cominciato ad ingranare, ha cominciato a portare a casa dei risultati, vincendo anche degli scontri diretti, perché per esempio ha vinto lo scontro diretto con l'Empoli, ha vinto con il Pescara. Qui eravamo io e William a commentare, non ha brillato tantissimo, magari oggi era già salva come la squadra, però ha giocato in maniera umile, cosa che noi non abbiamo fatto. Noi abbiamo fatto in questo campionato molto da fighetti, non riuscivamo mai, giocavamo un po' in maniera, se sembravamo delle prime donne all'inizio di campionato. Per esempio mi ricordo la partita contro l'Empoli, dove l'avevamo già vinta prima di giocarla, mi ricordo i commenti anche per strada, vabbè, ma l'Empoli su che cose vinciamo, ci hanno fatti 4 di fila. Non abbiamo interpretato questo campionato, anche perché ricordiamocelo. Però questo... ricordiamocelo che all'inizio di campionato si diceva che Pescara doveva arrivare in Europa League, quindi magari i giocatori già si erano, magari qualcuno aveva sentito qualche trasmissione e si era già emozionato a sentire queste cose, e quindi in campo poi non ha reso più di tanto. Secondo me. Però perdonami, scusami William, poi ti faccio intervenire su questo argomento. Quando noi diciamo il Crotone ha capito, però allora facciamo nome e cognome, no, Davide Nicola ha capito. Ma guarda, altrimenti allora, il Crotone inteso come... Allora, è stato bravo a farlo capire poi ai giocatori. Esatto, comunque è riuscito... Tanto che succede? Ah, Gonzalo Rodriguez che esce dal campo e tutti i suoi compagni di squadra praticamente abbandonano il campo e gli fanno un tunnel per salutarlo. L'addio di Gonzalo Rodriguez alla Fiorentina. Sì, sì, è una bella scena che si sta disputando. Sì, sì. Siamo arrivati alla goliardia. Sì, sì, che... Cioè, praticamente si sta perdendo 5-10 minuti di partita per salutare questo ragazzo. Vabbè, comunque. No, è riuscito Davide Nicola, al suo primo anno in Serie A, a capire bene come doveva giocare. La società è riuscita a allestire una squadra di tutto rispetto, perché comunque un Trotta e Falcinelli là davanti ad averceli noi, quando invece noi avevamo preso Baybeck e Manai. Poi abbiamo... Terzo gol del Crotone intanto, a proposito poi di... Poi abbiamo preso un altro ragazzo che era Pettinari, quindi voglio dire, per poi spacciarci come fenomeno Cerri dalla spalla. Quindi voglio dire...
Crotone e Pescara, cioè il Pescara deve imparare tantissimo dal Crotone, soprattutto devono imparare che a Crotone c'è un direttore sportivo da oltre 10 anni, un direttore sportivo che se lo portano da Illo Tempore, dove questo qua ha sempre operato e ha sempre portato dei risultati a questa squadra. Magari non gli ha fatto fare delle plusvalenze, magari non gli ha fatto fare dei grossi introiti, però comunque è un direttore sportivo che il fatto suo lo sa, ha sempre puntato su allenatori di grido, perché comunque anche se sconosciuti, esempio quello del Genoa 2 anni fa allenava il Crotone, Juric. Quindi diciamo che una, beh, Gasperini ha allenato il Crotone, Juric ha allenato il Crotone, è una bella ambiente, soprattutto per una squadra, chiamiamola di confine, perché è alla punta estrema dell'Italia e sappiamo i problemi che ci sono in quei territori. Intanto calcio di punizione, siamo al 16° della ripresa, mentre le telecamere indugiano ancora su Gonzalo Rodriguez, che insomma lascia la Fiorentina, però insomma né Francesco Totti. Si era visto qualche striscione prima per curva per Rodriguez, che evidentemente è uno dei beniamini dei Però certo, non è Beckenbauer, ecco, esatto. Calcio di punizione per la Fiorentina, parata di Fiorillo. La parata di Fiorillo, c'è stata questa conclusione proprio di Agi, tra l'altro, dunque appena entrato in campo ci ha provato col destro, che non era il piede del papà. Ecco. Permettimi di dire una cosa, io non voglio essere in disaccordo con Matteo, però non vedo l'ora che finisca questo campionato e mancano a questo punto 30 minuti, perché così la finiamo però anche di fare questo, siccome questo paragone con il Crotone dura dalla prima giornata di campionato, da domani finiranno anche i paragoni tra il Pescara e il Crotone, perché è chiaro che dobbiamo prendere tutti esempio dal Crotone. Sai che cosa, però, Paolo? Però io sono d'accordo ed è arrivato anche un messaggio del genere. Però non possiamo, possiamo racchiudere tutta la stagione del Pescara e ogni giorno dire prendiamo esempio dal Crotone. Se il Crotone questa sera retrocederà, perché se l'Empoli andrà a vincere a Palermo retrocederà, il Crotone negli annali risulterà che il Crotone è retrocesso come il Pescara, perché Matteo, il prossimo anno il Crotone giocherà in Serie B come il Pescara, ma non varrà il fatto del retrocesso all'ultimo minuto. Io darei, cioè, dobbiamo Paolo, allora ti faccio la domanda contraria, però questa se non dovesse retrocedere, allora dalla prima giornata che il campionato del Pescara è stato disastroso, lo abbiamo detto tutti, ma dalla prima giornata io darei del mio patrimonio per essere di questa sera giornata, un tifoso del Crotone, io sarei felicissimo. Si sta parlando di questo stadio, attenzione, intanto palla gol per il Pescara, il tiro di Campagnaro alto di sinistro sopra la trappola, da tutti, dai tifosi, non dagli addetti ai lavori. Ma come no, ma dai, tu non mi fa fare dei nomi, ma perché non mi fai una donazione, scusa, giustamente, siccome ha visto che sei in pena di tra 100 anni, se il Crotone nella stagione 2016-2017 sarà retrocesso, non si ricorderà ma il Crotone è retrocesso all'ultimo minuto dell'ultimo questo è giusto, cioè, Paolo, ti do una notizia, tra 100 anni non ci saremo né io né te. Finiamola con questo paragone con tra 10 anni, tra 23, cioè ma anche un paragone continuo dalla prima giornata, secondo me, ripeto, ma no, io ci sei tu, ma siccome lo fanno tutti, lo sai, però, probabilmente Paolo prova ad interpretare perché. E io ho premesso che è stata una stagione disastrosa. Allora, e io sono più incavolato, se mi permetti, di tanti altri, perché questa squadra l'abbiamo seguita dentro e fuori casa per tutta la stagione, quindi è chiaro che siamo tutti delusi, arrabbiati, rammaricati, però finalizzare il discorso nel confronto e nel paragone tra il Pescara e il Crotone mi sembra un po' riduttivo, perché comunque il Crotone ce l'ha suonati, a Crotone ha fatto un bel campionato, molte partite le poteva vincere con le squadre importanti. Attenzione, buyback in area di rigore, gol, raddoppio del Pescara.
Raddoppio del Pescara, Jean-Christophe Baybeck, una rasoiata verticale proprio per l'attaccante francese che si fa trovare tra le maglie della difesa viola della Fiorentina e poi davanti a Dragoschi batte il portiere viola per il raddoppio del Pescara. Dunque cambia ancora il risultato all'Artemio Franchi, Jean-Christophe Baybeck a segno, il Pescara che... Ed esce. No, vado ad abbracciare... Tra l'altro, Jacopo, diciamo un'altra cosa. Parlando di qualcosa di più costruttivo, oltre che del Crotone, Baybeck è un giocatore che se sta in condizione può essere utile al Pescara nella prossima stagione? Secondo me sì. Problema è tutto lì. Lo so, però questo è un giocatore che quando è stato bene fisicamente ha fatto la differenza in campo. Secondo me, quando è stato bene, sì, ma quelle poche volte, Probabilmente in questo momento, senti, opinione mia personale, però Baybeck può fare la Serie B, non può fare la Serie A. In Serie A no, Jacopo, non ci può stare. Posso dire la mia su quella querelle? A me dà fastidio pure quando si fa il paragone sempre con la società del Chievo, capito? Ma insomma, senza sapere che Babacarri in area di rigore, senza sapere che probabilmente gol della Fiorentina, ecco. Quindi doppio vantaggio durato neanche un minuto. È stato forse a storia a mettere il... Saponara. 1-2. Sì, 1-2. E tra un po' caro Paolo ti scrivono, retrocedere ad ottobre e retrocedere all'ultima giornata non è la stessa cosa. Sempre se retrocede il Crotone. Che è una postilla che io, intanto rivediamo il gol di Saponara su assist di Babacar. Ma questo non voleva essere una polemica verso Matteo. Siccome tu stasera incarni la maggior parte dei tifosi del Pescara che continuano a fare questo paragone continuo. Sai perché si fa il paragone, Paolo, probabilmente? Ma ci può prova stare, ad interpretare. Però. Perché le squadre sono salite dalla Serie B, sono tre. Ora, togliendo il Cagliari che un po' per campionati disputati aveva oggettivamente più tradizione in Serie A rispetto al Pescara e soprattutto rispetto al Crotone che di parentesi in Serie A, che di esperienza in Serie A non ne aveva nessuna, è chiaro che queste Crotone e Pescara con un leggerissimo vantaggio per il Pescara in partenza proprio perché Biancazzurri in Serie A c'erano stati più di una volta, lo si dava. È chiaro che se poi il campionato dice non solo qualcosa di diverso ma qualcosa di totalmente differente, poi hai ragione quando dici se il Crotone retrocede questa sera e potrebbe farlo se l'Empoli batte il Palermo, nessuno si ricorderà tra 20 anni che il Crotone è retrocesso all'ultima giornata e il Pescara praticamente da novembre, da quando ha perso in casa con l'Empoli. Questo è vero, ma ammesso che retroceda, perché potrebbe anche non succedere che retrocede, chiaro che erano le due squadre su cui si concentrava, erano le due squadre più assimilabili. È fuori discussione che tra Empoli e Crotone meriterebbe più il Crotone di salvarsi. Però quello che incarna in questo momento il Crotone è una squadra, il brutto anatroccolo che sta facendo, che comunque ha dato le sue soddisfazioni sia ai suoi tifosi che sia alla dirigenza e agli operatori di mercato. Perché Jacopo, comunque, secondo me, a Pescara oggi nessuno paragone, esce vivo. Il paragone Pescara-Crotone è semplicissimo. Il Pescara giocava di fioretto, il Crotone gioca con la sciabola, capito? Oddo faceva praticare alla squadra un gioco bello da vedersi senza avere il finalizzatore che era la Padula l'anno precedente. Il Crotone invece è una squadra tosta, una squadra essenziale, una squadra che ha avuto anche giocatori a disposizione. Noi Baybeck non l'abbiamo avuto a disposizione. Falcinelli ha giocato, invece Stojan hanno giocato con il Crotone e sono giocatori bravi, e quindi parliamoci chiaro, la differenza fra Pescara e Crotone è proprio quella, il modo di giocare, il modo di porsi in campo, il modo di fare, di cercare di vincere le partite e di salvarsi. Ecco, poi subentra anche la mentalità giusta per calarsi in un contesto in cui bisogna fare buon viso a cattivo gioco, perché praticamente si deve fare il punticino. Molte volte noi potevamo pareggiare
anche con l'Atalanta, per dire, col gioco di otto non l'abbiamo fatto perché eravamo presuntuosi. Il Crotone la presunzione non ce l'ha. Capito? No, Matteo, no, no, ma guarda che la differenza è ma infatti, questa. Secondo me, guarda, è proprio quello che lo stavo dicendo. Esatto, quello che ho detto io. Mezz'ora, ci sto dicendo. No, ho parlato mezz'ora, io lo spiego. Tu l'hai detto in un'altra maniera quello che ho detto io. Cioè, lo stesso concetto l'hai detto in una maniera differente. Te l'ho detto in due parole. Noi giocavamo di fioretto, il Crotone giocava e ha giocato con la sciabola. Che devo fare? Scusa, io te l'ho detto in un'altra maniera. Noi abbiamo fatto i fighetti in campo. Noi contro il Chievo abbiamo giocato col 4-2-4 e il Chievo ce n'ha fatte due. Allora perché attenzione, Pescara in area di rigore, Paolo, vediamo chi è, sì, che ancora Bebek, il tentativo di tiro, si gira Bebek, il tiro, pallone che viene respinto e quasi fortunatamente distinto da mi è sembrato Tomovic. Pescara comunque in palla, che quando attacca crea problemi alla Fiorentina. Ricordiamo il 2-1 per i biancazzurri, ricordiamo anche la rete annullata in apertura di ripresa a Bebek per fuorigioco. Un altro paio di opportunità per la squadra di Zeman. Direi che non so se Matteo e William sono d'accordo che questa forse è la miglior partita, eccezione fatta per quella con il Genoa, che è stata una gara particolare, forse la miglior partita. Posso dire che, e ricordo che c'era anche Matteo, anche la gara di andata che fu rinviata ma che fu recuperata con la Fiorentina, fece vedere un ottimo Pescara. Sì, no, il Pescara forse con la Fiorentina ha sempre avuto quel piglio in più. Ricordiamo 5 anni fa quella clamorosa vittoria che è il 6 gennaio. Che fu poi l'ultima di quel campionato. Io ricordo invece il campionato con Rumignani. Ti ricordi, Paolo? Pescara in 9. Pescara in 9 contro 11. Chi era? Giocatore con la testa fasciata. Fasciare chi era? Di Cara, mi pare. Forse Di Cara. Voleva uscire invece. Quella fu una partita epica. Invece... Ma poi vincemmo anche in casa. Perché sì. Cambio intanto del Pescara. Esce Muric, entra Mitrizza. Prima la Fiorentina aveva sostituito Cristoforo con Teglio. Io invece mi ricordo una partita 89, un 4-0 per la Fiorentina, che è il primo anno di Rebonato a Firenze. Io ero piccolino e mi ricordo questa partita, poi un'uscita, una sassaiola clamorosa a noi tifosi, era una cosa incredibile. Comunque, no, il Pescara fino a questo momento sta giocando benino, sta facendo i suoi. Sta facendo vedere qualche cosa di Zemaniano. Certo che. Farlo vedere a questo punto di campionato oramai è tardi. Ma io voglio dire a Paolo Prendetti, ma ti rendi conto che Serie A hai fatto senza una tifoseria, 2 senza vittorie, 3 solo 14 punti sulla carta? In realtà in questo momento sarebbero 17, ma cambia. Però forse... Ma non era meglio non partecipare? No, partecipare va... Bisogna partecipare e come? In questo modo, ma dai, io per me non l'ho vissuta la Serie A. No, però io probabilmente... Attenzione, ecco, c'è il tiro di Bebek che per poco il Pescara non segna il terzo gol. Scatenato questa sera l'ex giocatore del Paris Saint-Germain. Io probabilmente non mi sono spiegato. Io non sto dicendo che il Pescara... Anzi, ho premesso che è stata una stagione disastrosa, un campionato disastroso. Lo abbiamo detto nelle ultime settimane, lo abbiamo ripetuto fino allo sfinimento. Io stavo semplicemente dicendo che ripetere in continuazione e fare continuamente questi paragoni tra il Pescara e il Crotone probabilmente è riduttivo, perché voglio dire, secondo me continuare a confrontarsi con il Crotone, con il campionato del Crotone, forse tra l'altro oltre a essere riduttivo fa sì che non si pensi veramente a quelli che sono stati gli errori tantissimi del Pescara in questa stagione. Ma è lungi da me dire attenzione, c'è la Fiorentina in avanti, ancora un miracolo di Fiorillo, ancora la Fiorentina che salvataggio con la faccia di un giocatore del Pescara sul tiro di Saponara. Sì, Saponara che sta facendo un po' il bello e il cattivo tempo in area di rigore del Pescara e insomma è stato bravo la prima volta Fiorillo e poi è stato Zampano a salvare sulla linea quasi con il viso, con la faccia, pallone che sarebbe entrato probabilmente in rete. Dunque è stata anche fortunata in questa occasione la squadra di Zeman. Allora Jacopo, attendiamo la battuta di questo calcio d'angolo, poi torneremo un attimo anche così
a rispondere. Attenzione, colpo di testa di Babacar, pallone che termina al lato. Fiorentina che si sta rendendo minacciosa. Dicevo, intanto siamo giunti alla mezz'ora, dunque un quarto d'ora più recupero al termine. Nessuno vuole minimizzare sul disastro del campionato del Pescara. Io stavo semplicemente dicendo che parlare solo di Pescara-Crotone, Crotone-Pescara, Pescara-Crotone, Crotone-Pescara è sterile tutto qui. Però no, sul campionato del Pescara c'è poco da dire, sono i numeri a parlare. No, ma il paragone, ripeto, per chiarire anche il mio concetto, intanto posizione di fuorigioco di Gianluca Caprari, su assist di un compagno di squadra, quindi gioco fermo. Probabilmente delle tre neopromosse si fa, intanto forse millimetrico forse il fuorigioco, ma insomma da rivedere, ma cambia poco. Dicevamo, forse la cosa che fa scattare inevitabilmente il paragone, che ha fatto scattare tante volte il paragone tra Crotone e Pescara, è che tra le tre neopromosse fossero quelle che probabilmente erano più assimilabili, perché il Cagliari insomma ha fatto intanto vantaggio del Palermo sull'Empoli. Ecco. Attenzione perché qui la classifica temporanea, Maurizio ti ringrazio, fantastico anche adesso all'Empoli, oggi, all'Empoli il comparto tecnico, servono due gol per salvarsi. All'Empoli servono due gol, perché con il pareggio salvarsi. Si salva il Crotone. E siamo a un quarto d'ora dalla fine del campionato. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Questa è la parte alta, ma a occhio alla parte bassa. In questo momento Empoli, Palermo e Pescara sono in Serie B. E il resterebbe in Serie A. Immaginiamo che cosa sta accadendo allo Scida adesso con le notizie che arrivano da Palermo. Incredibile, incredibile davvero. Una rincorsa clamorosa del Crotone. Gol di testa. Gol di testa? Sì, di testa di... Ma guarda, io che poi di questa cosa... Io sono felicissimo per il Crotone, anche perché anche in settimana l'ho scritto sui social network, che mi auguro per voi di rimanere in Serie A, e questa sera, oggi mi hanno regalato pure una maglia del Crotone, quindi spero vivamente che rimanga nella massima serie. Ilia Nestorovski ha segnato per lui. Quando il Palermo segna, spesso il Nestorovski. Eh sì, questo anche intanto quinto gol anche del Torino sul Sassuolo, Torino 5, Sassuolo 2, gol dell'Udinese a Milano, Inter 4, Udinese 1. Come detto, il Palermo è in vantaggio sull'Empoli 1-0, davvero un finale di campionato nella parte bassa che non ci aspettavamo, considerando intanto calcio di punizione, Dragoschi in calcio d'angolo sulla conclusione di un giocatore del Pescara, era Gianluca Caprari dal vertice dell'area di rigore, era un calcio di punizione davvero dal limite, la palla che gira, non impossibile per Dragoschi, calcio d'angolo per i biancazzurri. Caro Paolo, scusami, ma ora non volevi essere al posto del Crotone? Ma che fionde usa il Crotone? In effetti, in questo momento, molti tifosi del Pescara vorrebbero essere al posto di quelli del Crotone, che stanno compiendo un davvero qualcosa di molto importante dal punto di vista, come una vittoria di un campionato. Sì, vale uno scudetto questa. Sì. Anche perché, considerato rimanere in Serie A, anche sono belli introiti da parte della Lega, sponsor e quant'altro, per una, perché poi comunque è una grossa società, perché ricordiamo che la società del Crotone è una società molto importante, quindi sì. Certo, tra l'altro non so se io credo che siate tutti d'accordo, questa è anche una bella cartolina per il calcio italiano, perché molti, certo, alla vigilia di questa giornata avevano detto il Palermo lascia stare i contributi, 25 milioni, 35 milioni, 45 milioni, e invece il Palermo sta onorando, come sta onorando anche il campionato il Pescara, seppur in una gara ininfluente comunque ai fini della classifica, il Palermo sta onorando il campionato, e se dovesse vincere o pareggiare deciderebbe in pratica la retrocessione dell'Empoli e la salvezza del Crotone, che, come diceva giustamente Matteo Marcheggiani qualche minuto fa, all'inizio della stagione era considerata non come la squadra cenerentola del campionato, ma di più. Ma è questo anche il bello del calcio, e in un calcio che
italiano che purtroppo negli ultimi anni ha spesso diciamo suscitato veleni nelle ultime giornate, questa sera diciamo va rivalutato anche sotto questo punto di vista, perché si stanno giocando tutte partite vere. Questo è sicuramente, ripeto, una bella cartolina per la Serie A del nostro paese. Intanto continuano a fioccare i gol in Serie A, ancora De Frel su calcio di rigore, tripletta per l'attaccante del Sassuolo, ma il Torino avanti 5-3 contro il Sassuolo, quinto gol dell'Inter, autorete di Angella. Retrocedere ma lottare fino all'ultimo minuto è molto diverso da retrocedere dopo 4 mesi di campionato, e poi anche per dare una soddisfazione ai tifosi, quest'anno vedere il Pescara era un pianto, ci scrivono da casa. Siete stati in tantissimi, io ve lo ricordo che questa sera davvero ci abbiamo anche noi verso la chiusura della produzione del pallone. Renzetti: mi sa che si salva il Crotone, una neopromossa mai stata in A. Grazie Sebastiani. Ovviamente il finale è ironico. La cosa che ovviamente salta agli occhi a questo punto è che delle 3 promosse dell'anno scorso, caro Matteo, l'unica che non rimane in Serie A è proprio il Pescara. Pescara, esatto, esatto. Forse ha fatto i playoff. Le altre sono state promosse direttamente. Sì, sì, è vero, è vero. È vero. Guarda, io stavo facendo una riflessione l'altro giorno. Mantenere l'ossatura di una squadra che vince un campionato è un ragionamento, secondo me, molto giusto, molto valido. Però l'ossatura del Pescara dell'anno scorso... Attenzione, Pescara in avanti, attenzione, Jacopo, c'è questo tiro, però forse l'azione era stata fermata dal direttore di gara perché era terminato in fuorigioco Caprari, scusa. L'ossatura dell'anno scorso comunque è stata viziata dai 32 gol di La Padula, quindi quei deficit che magari quella formazione poteva avere in un campionato di Serie B sono stati molto bene nascosti dalla Padula, perché facendo un rapido calcolo, no, in maniera brutale, alla Padula togliamogli 10 gol, ne ha fatti 22. Non credo che il Pescara avrebbe fatto forse i playoff togliendo di questi gol. Quindi, ma diciamo secondo che te comunque la Padula fosse anche rimasto, il Pescara no, avrebbe questo non si può dire, ovviamente. A Pescara quello che mi dispiace tanto è non aver avuto una punta nelle prime giornate di campionato, perché contro il Napoli abbiamo fatto bene, contro il Sassuolo abbiamo creato 30 azioni da gol, e se avessimo chiuso prima questa parte, vabbè, la PEC non PEC, e se avessimo fatto risultato e là lo meritavamo, sai, l'umore cambia. Contro l'Inter hai avuto la possibilità di vincere la partita, Verre che ti prende la traversa a porta vuota, e da lì si vede che Verre poi è sceso fisicamente ed è scomparso dal campo. Poi da lì hai avuto altre occasioni, ma non avevi un finalizzatore, e le squadre di Serie A poi ti facevano gol. Quindi secondo me la grande pecca di quest'anno dell'inizio, che magari non aver riportato a casa quei risultati che potevano fare al caso del Pescara, perché magari fa rumore, fare spogliatoio e cercare quella situazione che ti poteva portare avanti poi ovviamente non sappiamo, cioè non abbiamo la controprova, però secondo me quella è stata una grande pecca. Assolutamente, siamo negli ultimi 8. Il Crotone, Paolo, era considerato la Cenerentola dei tifosi pescaresi. Un po' di umiltà non guasta mai. Stiamo entrando negli ultimi 7 minuti di questo campionato del Pescara, che saluta la Serie A. Il Pescara non sta onorando nulla, e che la Fiorentina ha preso sotto gamba la partita, ci scrivono. Andiamo un po' in cronaca, Paolo. Sì, siamo giunti al 38esimo, ci sono questi attacchi un po' disordinati della formazione viola, che comunque ha trovato un interprete in buona serata come Saponara, che ha avuto il merito di segnare il gol del 2-1 un minuto dopo la rete del 2-0 del raddoppio di Bebek. Attenzione, il raddoppio del Palermo, Palermo 2, Empoli 0, e incredibilmente possiamo dirlo, anche se mancano alcuni minuti al termine delle partite, adesso lo rivediamo in bassa frequenza se c'è la... tra un po' arriverà il gol. Comunque mi segnalo 2-0. Sì, 2-0. Incredibile, 2-0. Incredibile. Rinvio sbagliato del portiere dell'Empoli, guarda, e 2-0. Incredibile. Possiamo dirlo, è chiaro che manca la matematica, manca il triplice fischio, questo è un suicidio dell'Empoli,
Ma di fatto, vediamo un po', è un portiere del Palermo che dell'Empoli che esce, sbagliano il rinvio completamente, ma è pazzesco, pazzesco. Il difensore, ha la centrale dove non c'era nessuno e quindi è stato gioco forza a prendere quella palla e buttarla fuori dalla porta. Eh sì, vabbè, tra un po' torniamo 2-0 intanto, siamo al 40esimo, ma ovviamente noi ci occuperemo di Fiorentina Pescara, però di fatto il Crotone è salvo, c'è il pareggio della Fiorentina. C'è il pareggio della Fiorentina, tra un po' lo descriviamo con il 2-2 della formazione viola. Vediamo un po' l'autore del gol con Saponara, Borca Valero che intercetta il pallone. Questo è Vesino con la maglia numero 8, la sventola, davvero un grandissimo gol di Vesino. Forse se mi consenti, qualche piccola responsabilità di Fiorillo a me sembra di vederla, perché ma la palla era veloce. Sì, era veloce, la distanza non era diciamo siderale, però probabilmente forse Fiorillo è scattato con qualche attimo di ritardo, non me ne voglia Vincenzo, perché comunque lui è sicuramente uno dei meno colpevoli in questa stagione del Pescara, perché questa, se non erro, è la 10ª gara giocata con la maglia biancazzurra in questa stagione. Però rivedendo dalle immagini la conclusione di Vesino, sicuramente tiro forte, anche piuttosto angolato, quasi all'incrocio dei pali, però Fiorillo forse poteva fare qualcosina in più, una mia impressione. Paolo, la Fiorentina in 10 è riuscita a pareggiare una partita che il Pescara avrebbe meritato di vincere, ma perché è una partita in cui il Pescara era avanti 2-0. Ma ha avuto anche altre occasioni. Tanto ha accorciato le distanze l'Empoli, 2-1. Accorciato le distanze Empoli a Palermo, Palermo 2, Empoli 1. Tra l'altro credo che a Palermo il secondo tempo di Firenze è iniziato un po' in ritardo, mi sembra, rispetto alle altre partite. Credo che a Palermo la gara 40esimo, quindi siamo più o meno allo stesso, sì, allo più stesso o meno minuto di differenza. 41esimo adesso. Sì. Cambio nel Pescara, Paolo, entra Koulibaly. Al posto di, non ho visto bene l'indicazione di chi, Bebek, direi positiva, sicuramente la prova dell'ex giocatore del Paris Saint Germain. Vedremo se questo giocatore potrà avere qualche chance, Bebek, di restare il prossimo anno, anche perché Zeman, che lo ricordiamo guiderà il Pescara della prossima stagione, ha detto di Bebek è un giocatore che ha delle qualità, è un giocatore che è bravo anche tecnicamente, però forse va un po' disciplinato. E poi ha detto Zeman: a me servono però giocatori continui, quindi è chiaro che come dicevamo prima c'è qualche timore sulla tenuta fisica di Bebek per un'eventuale conferma del giocatore di proprietà del Paris Saint Germain, sempre se ci saranno le possibilità per confermare e per tenere a Pescara anche nella prossima stagione, qualora lo ritenga il tecnico Zeman, tenere il prossimo anno Bebek a Pescara. È un giocatore che in Serie B, a mio avviso, può fare la differenza se in condizioni fisiche buone, così come parlavamo prima di Campagnaro. Se questo giocatore riesce a risolvere gran parte dei problemi fisici, è un giocatore che anche a 37 anni la Serie B la può fare con un piede solo. E la stessa cosa di Bebek: se questo ragazzo supera questi problemi fisici nel torneo da cadetto, attenzione, perché Pescara è pericoloso in avanti. Sì, questo tiro deviato. Un tiro di Verre all'interno dell'area di rigore, è entrato in area di rigore Verre, ha provato il doppio passo, poi il sinistro, la respinta, se non vi so male, di Tomovic, che ha concesso solo il calcio d'angolo alla formazione biancazurra. Intanto noi vedevamo, ha sfiorato il 2-2, sì, ha sfiorato il 2-2, certo abbiamo visto i tre gol, William, ma adesso capiamo perché si stanno giocando la salvezza Palermo e Empoli, veramente... qualche lacuna di troppo in fase difensiva per entrambe le formazioni. Intanto c'è questo tiro di Mitrizza alto sopra la traversa. Stiamo per entrare nell'ultimo giro di orologio della stagione regolare, poi ovviamente ci sarà il recupero. Matteo, basterà l'estate per
eliminare le scorie di questa stagione? Beh, sicuramente rifondare non è mai, non ti permette di arrivare alla griglia di partenza subito pronto. Hai bisogno di fare una squadra già da adesso, hai bisogno già di individuare i tuoi ragazzi, di contrattualizzarli e portarli subito in ritiro, perché poi il ritiro di Zeman è un ritiro molto pesante per le gambe, per la testa dei giocatori, che comunque devono cominciare a assimilare i dettami dell'allenatore. E quindi cominciare con una preparazione, forse Pescara in azione, in attacco, no, pallone di Caprari che esce di nulla. Poteva meritava questo ragazzo, che è stato molto bisfrattato nel corso del campionato, ma gran palla di Brugman, eh? Sì, Brugman, vabbè, un giocatore che piede educatissimo. Io lo terrei, anche perché anche nella fase di interdizione alla sua, fa difficoltà, ma molto spesso mette il piede. Sì. E ti dicevo, partire subito con la squadra, con gli 11 titolari, poi ovviamente fare dei cambi in corsa, però bisogna arrivare a fine agosto, quando inizia il campionato, che già la squadra è pronta, per poi far sciogliere le gambe e arrivare ad ottobre-novembre con la squadra che già gioca a memoria. Anche perché, insomma, non sarà facile subito oliare i meccanismi, perché poi no, diciamo che non è che in estate il mercato si fa, arriva un tir di giocatori tutti insieme, ne arrivano un po' alla volta, poi c'è bisogno di fare delle cessioni. Guarda, te l'ho detto prima, la formazione di Zeman, se gioca come un orologio perfetto, è una bomba, non conosce i rivali. Nel momento in cui un solo ingranaggio si inceppa, tutto il meccanismo salta e prendi le imbarcate 4, 5, 6 gol. Quindi certo. È la cosa più importante è avere, questo organismo perfetto, dove tutti i giocatori sanno quello che devono fare. Certo. Intanto occasione per Babacar, Paolo, lanciato a rete. Ecco, questa è una delle cose, un fuorigioco fatto a centrocampo che poi, se sbagli la linea, praticamente manda in porta l'avversario. Ecco, questa è la cosa del gioco di Zeman che fa un po' il tornaconto, è lo scotto da pagare. Diciamo che questo finale di gara, Jacopo, se ancora ce ne fosse stato bisogno, fotografa direi fin troppo bene la stagione del Pescara che stava vincendo a pochi attimi dalla fine. Pescara che poi ha incassato, tra l'altro in superiorità numerica, ricordiamolo, il gol del 2-2. Ha prima rischiato di riportarsi in vantaggio con Verre, soprattutto con Caprari, e poi qualche istante fa con Babacar, con l'errore dell'attaccante fiorentino, ha invece rischiato di prendere il gol del 3-2. È una stagione nata male, purtroppo, che non è finita sicuramente meglio. Peccato, ma il Pescara, per quello che ha fatto vedere in questa stagione in campo, purtroppo sicuramente ha meritato per certi versi la retrocessione, perché sicuramente la squadra che ha fatto peggio, e non lo dico, lo sono i numeri, in questo campionato. Da domani iniziamo a pensare al prossimo campionato e vedremo che cosa ci sarà da fare per sicuramente stravolgere e per diciamo fare pulizia, in senso ovviamente di calcio giocato, di questa squadra, perché credo che gli interpreti di questo Pescara nella prossima stagione saranno davvero pochi, pochissimi, perché bisogna ricominciare da zero, bisogna azzerare, resettare tutto e ripartire con la voglia di provare a vincere il campionato. È finita la partita, è finito anche il campionato del Pescara, si conclude con un 2-2 a Firenze, è finito anche il Calvario per i tifosi bianco-azzurri. Finisce con un 2-2 a Firenze, gol di Caprari e buyback per la formazione di Zdenek Zeman, Saponara e Vesino per i viola di Paolo Sosa. Intanto secondo gol dell'Udinese a Milano, 5-2 per l'Inter, Duan Zapata. L'autore della rete. Sono in campo ancora Crotone Lazio e Palermo Empoli, 3-1 per il Crotone sulla Lazio, 2-1 del Palermo sull'Empoli, ma praticamente di fatto ci siamo, aspettiamo solo il triplice fischio dei due campi per darvi, è finita Palermo Empoli
È finita Palermo-Empoli, dunque manca solo Crotone, ma il risultato è acquisito e quindi il Crotone resta in Serie A, si salva davvero all'ultima curva, come gli ultimi metri, il colpo di reni che velocisti nel ciclismo conoscono perfettamente. Mi fa piacere principalmente per l'umiltà con cui il Crotone ha affrontato questa avventura che era quasi impossibile da portare in porto con questo risultato eclatante che è quello della permanenza in Serie A, per Nicola, anche l'allenatore, che sicuramente ha dato tantissimo a questa squadra. Certo, la soglia salvezza si è abbassata di tantissimo. La soglia salvezza quest'anno 34. Era 34. Di solito ci si salvava a 40. Ho visto molte azioni del Palermo. Palermo ha giocato veramente con il coltello tra i denti, sì. Ma in una maniera incredibile proprio. Ha fatto una partita che direi onore al Crotone, onore anche al Palermo, che ha onorato il campionato. Come no? Certo. Assolutamente. Si sarebbero create delle polemiche. Comunque, anche se magari, che ti devo dire, se il Palermo fosse stato... Guardate intanto, questo è il Twitter di Calciatori Brutti, ve lo faccio vedere perché davvero questa dovrebbe essere la curva di Laguna Seca, se non erro. Quelli erano Valentino Rossi e Casey Stoner, ma davvero il sorpasso alla fine del Crotone sull'Empoli, fantastico. Il Crotone ce l'ha fatta, scrive il profilo di Calciatori Brutti. Grazie a Dio è finito questo campionato che non abbiamo mai partecipato, vediamo i risultati, poi andiamo in pubblicità perché poi dobbiamo rientrare e farvi sentire le ultime parole dell'anno, le ultime conferenze stampa di Zeman e di Paolo Sousa. Atalanta-Chievo 1-0, Bologna-Juventus 1-2, Cagliari-Milan 2-1, Roma-Genoa 3-2, Sampdoria-Napoli 2-4, Crotone-Lazio 3-1, Fiorentina-Pescara 2-2, Inter-Udinese 5-2, Palermo-Empoli 2-1, Torino-Sassuolo 5-3. Vediamo la classifica definitiva di Serie A, che finisce così. La Juventus, campione d'Italia, 91 punti. La Roma va in Champions League, punti 87 senza preliminari. Il Napoli invece affronterà i preliminari di Champions perché ha 86 punti. In Europa League vanno Atalanta, 72 punti, Lazio 70, il Milan ai preliminari di Europa League di punti 63. Poi Inter 62, Fiorentina 60, Torino 53, Sampdoria 48, Cagliari 47, Sassuolo 46, Udinese 45, Chievo 43, Bologna 41, Genoa 36, Crotone 34. Retrocedono in Serie B l'Empoli con 32 punti, il Palermo che di punti ne ha messi insieme 26 e il Pescara che di punti ne ha 18, anche se 3 lo sappiamo, insomma, da inizio stagione che va avanti questa tiritera, 3 punti sono arrivati a tavolino contro il Sassuolo. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, tra poco le conferenze stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Ultima parte di questo Abruzzo del pallone non stop, vi stiamo tenendo compagnia, speriamo piacevolmente, da questo pomeriggio alle 16 per farvi vivere quest'ultimo appuntamento con noi e con il calcio abruzzese. I grandi opinionisti di agosto dove sono? Crotone salvo, Pescara retrocesso ad ottobre e insomma c'è... un po', suona anche un po' come beffa. Paolo ha meritato e basta, senza certi versi. Tu forse prima hai detto per certi versi, immagino ti riferissi al Crotone. E comunque, hai capito? Vi facciamo vedere un'immagine della festa del Crotone a fine gara, presa da calciomercato.com. Crotone salvo, il Palermo batte l'Empoli. Scusami Maurizio, poi lo leggiamo questo messaggio. Batte l'Empoli e perde 15 milioni. Che non sono differenti.
Ok, di che cosa stiamo parlando, vero? Io stavo dicendo prima che il Pescara aveva un parco giocatori di 18 milioni, praticamente ci ripagava il campionato di quest'anno. E Paolo, sei stato purtroppo... Evidentemente non mi sono spiegato. Profeta! Io parlavo semplicemente di un paragone Pescara-Crotone. Non... però il problema è che poi si è scatenato... Si è salvato il Crotone. Però un paragone con la squadra che sì, si è salvata. Sì, ma io ripeto, salvezza del Crotone strameritata. Assolutamente. Non ci sono altre cose da aggiungere. Ha meritato anche perché Crotone si è salvato con una squadra a mio avviso anche inferiore a quella del Pescara, ma del Palermo e ma no, e dell'Empoli. No, se avesse giocato Baebec, sì. Se avessero giocato Campagnaro, se avesse potuto giocare. Alcuni ci dicono, oltre al danno anche la beffa, perché l'Empoli B è competitivo per la promozione. Tu devi fare il paragone fra la squadra del Crotone e quella di organico che abbiamo potuto mettere in campo. Perché Baebec ha giocato 3 partite, quando ha giocato? E allora non fa parte del Pescara, cioè non puoi dire che la formazione del Pescara è quella. Il finalizzatore quest'anno chi era? Manai. Nessuno. Manai. Per dire. Capra, abbiamo giocato. E allora secondo te era superiore il Pescara? Quello messo in campo, che ha potuto mettere in campo l'allenatore, certo, era superiore al Crotone? No, assolutamente. Certo, senza Baebec, senza Campagnaro. Perciò, chiaro, appunto. Sì. Oh, io vi faccio una domanda, Paolo, parto da te, perché settimana scorsa, lunedì scorso, dopo la partita tra Pescara e Palermo, vinta dai biancazzurri, tu hai intervistato il presidente Daniele Sebastiani, che ha confermato che ci sono trattative con imprenditori non abruzzesi, ma che le trattative per la cessione della quota di maggioranza del Pescara vanno avanti. Allora io ti chiedo, ragazzi, mi dite per cortesia i bazooka del Crotone, le fionde nostre? Sì, purtroppo è così. Allora la mia domanda è, c'è la possibilità, secondo te, secondo voi, che possano essere anche dei cambiamenti nella struttura societaria da qui al prossimo campionato? Ma sicuramente qualcosa bolle in pentola. Presidente, è stato chiaro e non credo l'abbia detto così, giusto per dire. Ci sono evidentemente, e lo ha detto Sebastiani ai nostri microfoni domenica scorsa, delle trattative, ha precisato, con imprenditori non abruzzesi, non locali. Vedremo ovviamente cosa accadrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Io credo che evidentemente il presidente Sebastiani ha preso coscienza del fatto che oggi fare calcio a Pescara per Daniele Sebastiani è diventata una cosa complicata, perché c'è un ambiente molto critico, ed uso un eufemismo, nei confronti del presidente del Pescara. Evidentemente questo ha portato ad una riflessione profonda il massimo dirigente del Pescara, che ha capito che probabilmente bisogna fare i conti anche con una ostilità dichiarata di una fetta, non voglio dire né grande né piccola, di una fetta della tifoseria nei suoi confronti, e quindi evidentemente sta facendo i suoi calcoli, sta pensando di cedere o l'intero pacchetto, comunque di far sì che possa entrare qualcuno. Vedremo se questo accadrà, quando accadrà, chi saranno e chi sono gli imprenditori con cui il presidente Sebastiani ha detto di aver intavolato delle trattative. L'auspicio, l'augurio è che al di là di tutto questo possa essere fatto nel più breve tempo possibile, perché questa sera è finito il campionato, da domani direi finalmente si inizia a pensare, come diceva Matteo, è finita un'agonia, e quindi da domani finalmente si può iniziare a pensare alla prossima stagione, ma non si può far passare tanti giorni, perché il mercato incombe, l'esperienza ci insegna che le trattative importanti si fanno adesso, si fanno nel mese di giugno, nei primi giorni di giugno, e quindi se qualcosa deve accadere, che questa cosa accada in fretta, così si può pensare davvero a costruire un Pescara all'altezza della situazione, perché questa piazza obiettivamente non merita risultati sportivamente parlando così umilianti.
Ecco, molti non credono alla possibilità che Sebastiani possa andare via. Tu che lo hai intervistato, ti è sembrato convinto di questa cosa? Ma io credo. Beh, noi non sappiamo, ovviamente, non viviamo, non conosciamo quello che accade nelle segrete stanze del Pescara. A me mi è sembrato di vedere un Daniele Sebastiani comunque sincero quando domenica scorsa i nostri microfoni parlava di trattative intavolate con imprenditori, ripetiamo, non locali, non abruzzesi, per una cessione parziale o comunque anche totale delle azioni del Pescara. Sicuramente il presidente Sebastiani, che è persona intelligente, sa bene che ripartire il prossimo anno per lui non sarà facile, se dovesse essere ancora il presidente del Pescara, perché è chiaro che non è che i tifosi dimenticheranno in 2-3 giorni quello che è successo quest'anno da un punto di vista sportivo. C'è questa ostilità, c'è questa contestazione di una parte di tifosi nei suoi confronti. Evidentemente questa contestazione, questo clima pesante che si respira in città sta facendo vacillare anche il presidente Sebastiani, che forse 20 giorni fa, un mese fa non era convinto di cedere il Pescara. Evidentemente ora qualcosa gli sta facendo cambiare idea, o qualcosa ha fatto cambiare idea al presidente del Pescara. E quello che ha detto domenica scorsa al termine della partita con il Palermo fa pensare che, insomma, qualcosa potrebbe anche accadere nelle prossime settimane. William, su questo argomento? Guarda, io non faccio il mago, quindi non lo so che cosa succederà. Mi sembra difficile che possa cambiare la gestione della società con l'ingresso di altri, perché oggi come oggi gestire una società di calcio non è semplice, quindi non è un buon affare, diciamo, no? Però voglio dire una cosa, che per quanto riguarda la fetta di cui parlava Paolo, ostile al presidente Sebastiani, è una fetta che, anche quando sono state conseguite due promozioni in Serie A, la contestazione c'è sempre stata. Quindi una sorta di pregiudizio esiste. E quindi credo che il tutto potrebbe essere messo a tacere nel momento in cui il Pescara dovesse iniziare un buon campionato con Zeman, con, diciamo, una squadra affidabile e che faccia dimenticare questo campionato disastroso a cui abbiamo dovuto assistere, i cui responsabili sono un po' tutti, diciamo, no? Perché è ovvio che la responsabilità non è mai di uno solo. È andata così, però io credo che il calcio debba continuare a Pescara, o vogliamo veramente fare la fine di altre società, altre squadre, altre città. Che, parliamoci chiaro, Palermo è una città veramente grossa. Sì. È retrocesso, può succedere. In questo, William, metto un asterisco, perché è chiaro che il Palermo, sì, è vero, è retrocesso, magari alla fine di un ciclo che ha visto a Palermo il Palermo salvarsi, ha visto il Palermo andare anche oltre, sì, la salvezza, vabbè, ma è una realtà diversa. Il Palermo avere giocatori come Dybala, Cavani, Belotti, ahimè, insomma, queste cose non le abbiamo, viste. Poi bisogna anche, perché, Paolo? Perché Pescara purtroppo non ha dimostrato di non avere le potenzialità. Purtroppo Pescara non ha le potenzialità economiche di piazze di città più grandi, eppure economicamente più ricche. Eppure è retrocesso. Ma come diceva Jacopo, dopo un ciclo. Dopo un ciclo, sì, non è retrocesso. Pescara è retrocesso dopo un anno. Cinque anni fa il Pescara era retrocesso, sì, dopo un anno. Hai detto bene tu che la differenza. Però allora torniamo. Adesso torno io al Crotone. E il Crotone invece,
che, si è sal- che è al primo anno in assoluto nella perché sua l'Empoli, storia? Perché l'Empoli e il Genoa in particolare, perché il Genoa ha, ha rischiato veramente di retrocedere. Se, se Preziosi vende i giocatori migliori a gennaio, rischia poi veramente di retrocedere. Poi siamo lì per un punticino, per una, un errore del portiere. Però non puoi dire che la retrocessione del Palermo sia uguale a quella del Pescara. Perché sono, ma sì, cose, ma sono sempre retrocessioni totalmente differenti, ma sono cose totalmente differenti, ma ho capito, ma sono ma vedi adesso, allora il Pescara, che devo dire, che il risultato di 2-2 è un risultato di cui mi devo lamentare, perché, perché la Fiorentina giocava in 10 e ci siamo fatti raggiungere sul 2-0, mancando anche altre opportunità. Ma io non sono così severo da dire che il Pescara praticamente adesso non mi ha soddisfatto. Invece io ho visto una buona partita del Pescara e sono anche soddisfatto. Però hai pareggiato, non hai vinto, capito? Abbiamo vinto una sola partita col Palermo. Il quale Palermo? Ho visto anche le immagini, ho visto il filmato. Praticamente in diretta ha giocato col coltello tra i denti, proprio in una maniera estremamente impegnativa. Invece, correggetemi se sbaglio, era sembrata una squadra demotivata. Sì, certo. Guarda, sì, la cosa per quando riguarda, sono i misteri del calcio. Infatti, i misteri. Intanto guardate cosa vi faccio vedere. Questa è una foto che è di un nostro corregionale. Intanto questa è la sala stampa, questo è Daniele Croce. In lacrime dopo la sconfitta dell'Empoli a Palermo, che sancisce la retrocessione della formazione empolese, e ci va per Daniele. Mi dispiace Croce, per Daniele, guarda, sì. Veramente mi dispiace, perché è un ragazzo serio, un ragazzo che, beh, vabbè, d'altra parte adesso la delusione è grossa. Hanno vinto a Firenze, hanno vinto, insomma, delle partite solo a Milano col Milan hanno fatto però hanno avuto dei blackout incredibili, proprio 6-7 partite di seguito. Guarda, quella, per quando riguarda il discorso societario, secondo me io non mi sento di buttare la croce su Daniele Sebastiani, magari mi tirerò dietro le critiche di molti, però lui è due promozioni, una finale a Bologna persa agli ultimi secondi, e magari quello che gli si può rimproverare è che lui non delega troppo e non si fida troppo dei suoi collaboratori, dei suoi direttori sportivi, che magari dovrebbero avere un po' più le mani larghe. Quello che poi si trapela da chi lo conosce, da chi comunque ha stretto contatto con la società. Però in ambito economico e finanziario una società che si porta dietro dei debiti di vecchie gestioni e che comunque le sta onorando i propri debiti, quindi oggigiorno il lato finanziario è forse anche più per garantire la continuità di una squadra, e forse, anzi sicuramente, più importante il lato sportivo. Perché io lo dico sempre, mi piace ripetermi e lo ripeterò fino all'infinito, squadre come Como, come la Triestina, come lo stesso Modena, cioè piazze che a Pescara cioè ci sono imprenditori molto molto più ricchi rispetto ai nostri, eppure alcune sono scomparse, altre stanno scomparendo, il Modena è lì per fallire, quindi... Diciamo anche il Palermo, che adesso da Zamparini è stato data la presidenza ad un conduttore delle Iene, quindi avere un imprenditore, chiamiamolo comunque una persona come Daniele Sebastiani, che ci mette la passione, ci mette i soldi, poi sono affari suoi dove li trova, come li trova, plusvalenze che sono il nettare di questa squadra. Secondo me ha delle responsabilità, ma allo stesso tempo ha degli elogi, che è quello di garantire per il prossimo anno, perché noi per esempio abbiamo l'esempio di Lanciano che a due passi da noi un giorno o l'altro scompare dalla faccia della terra, quindi
Io faccio l'esempio, come se tu non avessi neanche Lanciano calcistica. Lanciano calcistica. Sì, vabbè, sia chiaro. Lanciano città c'è. Non scherziamo. No, va bene, neanche a sottolinearlo. Cioè, non hai neanche il morto su cui piangere, perché tutti quanti dicono, ripartiamo dalla prima categoria. Sì, ok, il Lanciano neanche la prima categoria fa. Quindi voglio dire, è vero che ha commesso degli errori, però adesso criticarlo e buttare la croce tutta su di lui non mi sembra opportuno. Eh sì, però sulla tempistica, Matteo, giustamente Paolo diceva, bisogna fare nel caso comunque in un senso o in un altro in fretta, perché più tardi, più si prolunga questa sorta di indecisione o comunque di trattative. Questa indecisione mica la vedo io, dai, su. Ma secondo me vuole rimanere. Sebastiani è stato chiarissimo. Ha detto che se trova qualcuno affidabile a cui poter cedere la società. Ma ci deve essere un limite di tempo. Ma no, cioè, scusa, altrimenti rimane lui con i suoi soci e andrà avanti il Pescara. Parliamoci di chiaro, se queste trattative di cui ha parlato il presidente Sebastiani domenica scorsa dovessero prolungarsi per settimane, ci sarebbe di conseguenza comunque un rallentamento, diciamo, un rallentamento della programmazione. Magari si rinvia. I tempi sono quelli e non si può disattendere perché cioè le regole del tempo necessario per fare acquisti, per cedere, eccetera. Il mercato ti indica dei tempi che devi rispettare. Ora non possiamo mica stare ad aspettare che qualcuno si affacci e voglia la società e sia affidabile. Rimarrà Sebastiani con i suoi amici, soci, e anche Iannascoli rimarrà come socio del 30% e si andrà avanti. È inutile, abbiamo Zeman che è stimato e che può sicuramente far la differenza il prossimo anno. Abbiamo una squadra da ricostruire, che è molto positivo perché attingerai dalle giovanili delle squadre e farai una squadra giovane che non costerà molto, quindi problemi finanziari non ci saranno. Abbiamo una società pulita, il presidente sicuramente. Quando si dice che il presidente magari è severo con i suoi collaboratori, eccetera, guarda, mia nonna diceva bene: addosta troppe galle, non si fa mai urna. Quindi deve gestire la società, si prende le sue responsabilità. Ma voglio dire, la contestazione continuerà sicuramente, ma non credo che sarà tale da sfasciare tutto e magari andare fallire un'altra volta, non lo so. Lo striscione Scibilia vattene, ve lo ricordate? Quello è apparso, caro Paolo, per 18 anni. Quando poi Scibilia è andato via, allora Pincione, Renzetti, Soglia, Paterna, Rizzuto, quello di Perugia, eccetera, si è arrivati al fallimento. Il Pescara è fallito. E questi, compreso Sebastiani, con De Cecco e compagni, hanno, diciamo, ripreso il Pescara e hanno fatto dei risultati importanti. Però devo dire che poi altri sono andati via, Peppe De Cecco è andato via, William, Sebastiani è rimasto. Qui nessuno stava mettendo, diciamo... Ma no, ma mica perché vuole mettere in dubbio, ma non diamo adesso l'importanza di questa contestazione. Mi pare che sia un pochino esagerata, perché non è che... io voglio dire, sono 8.000 spettatori, 8.000 tifosi che vanno allo stadio, sportivi, tifosi. Io credo che non tutti 8.000 sono contro Sebastiani, ma poi vogliono fare il tifo contro la squadra il prossimo anno? Sì, ma infatti, qui si stava riflettendo sulle dichiarazioni del presidente Sebastiani
che aveva detto domenica scorsa ai nostri microfoni, sì, sì, l'ha detto, che certo. Non che probabilmente sarebbero iniziate delle trattative, che ma sono che... in corso delle trattative, sì, ma quindi Paolo, già sono iniziate delle trattative. Ho capito, ma se non si concretizzano queste trattative entro breve tempo, l'abbiamo detto, il problema in un modo o nell'altro. Però voi la mia previsione è quella che non ci sarà nessuno che voglia venire a prendersi il Pescara per intero, perché chiaramente Sebastien poi cederà tutto, no? Anche perché ce l'aveva detto che chi viene si deve, per prendere le sue quote deve prendere quel 70%, cioè tutta la società. Assolutamente. Vediamo, intanto io stavo sfogliando un po' i social network per vedere alcune reazioni della festa del Crotone e quant'altro, però intanto rivediamoci i risultati, mentre vedete alle mie spalle la sala stampa del Franchi di Firenze, dove tra un po' arriverà Zeman e arriverà anche Paolo Sousa, che di fatto dovrebbe dare l'addio ai colori viola ponendo fine al rapporto con la società della Valle. Sousa è stato anche molto contestato, pesantemente contestato, e vedremo insomma se lo dirà anche in sala stampa, in conferenza stampa darà l'addio ufficiale alla Fiorentina. È chiaro che da domani, questa sera finisce il campionato, finiscono 9 mesi di campionato, da domani molte cose che fino ad oggi sono state un po' ovattate, dette e non dette, tra qualche ora, tra qualche minuto sarà una sorta di, per chi è possibile, liberi tutti, si rimescono un po' le carte. Siccome è l'ultima puntata, io vorrei aggiungere una cosa a quello che ho detto prima. Io credo che la contestazione ci può essere, perché dopo un campionato del genere ci debba essere, perché chiaramente bisogna fare attenzione per il prosieguo del calcio a Pescara. Però le contestazioni violente che si sono succedute, io credo che non le giustifichi nessuno, no? No, allora quella fetta di cui parlavamo, che contesta il presidente Sebastiani, non è composta da violenti. Allora, non essendo composta da violenti, io credo che rimanga lì, la contestazione c'è, è ovvio che si protesta, però non bisogna mica fare disfattisti. Eccolo qua, far finire il campionato, il calcio a Pescara, dai, su. Ci fermiamo, andiamo a Firenze, Zeman. Sta parlando o non si sente? Non ci sono domande. Mister, buonasera. Alla luce di queste belle prestazioni, no? Come quella di questa sera che ha fatto il Pescara, c'è un po' di rammarico? C'è rammarico, ma io penso che è giusto che una squadra che vince 2 partite in campionato non può fare la classifica. La squadra che a momenti fa anche qualche cosa, purtroppo, sempre per qualche distrazione mola, e si pagano queste cose, anche oggi le abbiamo pagate, ecco, le poche azioni che riusciamo a fare anche carine non bastano. Mister, buonasera, salve. Senta, dopo il gol dell'1-0 del Pescara ci sono stati tanti applausi da parte del pubblico della Fiorentina per il gol del Pescara, per il suo Pescara. Anche a lei, quando si alzava la panchina, ho notato diversi applausi. Non è la prima volta, tra l'altro, che Firenze manifesta simpatia per lei. Lei è mai stato vicino alla Fiorentina? Ce lo può raccontare? Sì, ma tanti anni fa siamo. Penso ancora ai tempi di Cecchigori. Si vede che sono vecchio. Mister, salve, buonasera. Lei è un maestro degli allenatori, è un decano. Le posso chiedere che impronta secondo lei ha lasciato Paolo Sousa dopo la sua prima esperienza in Italia, dopo 2 anni in chiaroscuro? Non so come l'ha visti lei, ma che impronta di gioco ha dato? Se le è piaciuta, se è condivisibile? Grazie. Ma io penso che l'anno scorso la squadra ha giocato meglio, nel senso come organizzazione, per cui
sono anche giocatori che qualcuno ci riesce a seguire, qualcuno no. Però nel contesto penso che ha fatto buon lavoro, anche se, ripeto, per concetti miei troppo possesso non dà possibilità di arrivare presto nell'area avversaria. Arrivederci, grazie. Abbiamo sentito Zeman, sì. Ha parlato dell'allenatore della Fiorentina, praticamente il possesso palla non ti consente di arrivare subito in area avversaria. Ma il Barcellona ci ha vinto le Champions con quel tipo di gioco. Vabbè, William, ripartiresti dall'eccellenza, ti chiedono? Eh? Ti chiedono, William. Ma per carità, ma stiamo scherzando, ma per l'amor di Dio. È proprio per questo che tu fai il discorso al contrario della salvaguardia dell'attuale struttura societaria. Oh, vi faccio vedere una cosa, povero Nicola si sarà anche salvato, però adesso guardate cosa gli tocca fare. Se il Crotone si salva, vado in bicicletta fino a Torino. Ora, questa è del 7 aprile 2017. Vabbè, la bicicletta è stata su un treno. Certo, se parte da Alessandria, Cuneo, non vale, deve partire da Crotone. La vedo complicata, forse fa in tempo Non è che va da Crotone a Torino in bicicletta. Prende la bicicletta, va a Torino e va in bicicletta. Ah, in bici per Torino. Per Torino. Era prima della partita contro l'Inter e poi il Crotone ha vinto per 2-1, però insomma... avrà questo pegno da pagare. Con Zeman in panca, quale ruolo avrà la GEA e quel signore che la gestisce? Come mai colui che gestisce il Pescara non ha mai risposto a quanto disse Repetto in una un'intervista sulla carta stampata, se non ero, sul Messaggero di qualche mese fa? Che ruolo avrà la GEA? È il ruolo che penso ha con tutte le altre società di calcio, cioè insomma è una società che gestisce calciatori e quindi inevitabilmente se gestisce un giocatore che interessa al Pescara o a qualsiasi altra formazione ha dei rapporti. La GEA però ha portato a Pescara, ricordiamoci, l'Immobile e un certo La Padula, quindi voglio dire, se è vero che la GEA ha avuto dei chiaroscuri nel corso degli anni, però qualche giocatore importante a Pescara l'ha portato, che ha fatto anche le fortune di Pescara e dei pescaresi. Ma secondo voi la GEA adesso non... Cioè, la GEA... Ma poi sono... attua la GEA... una sorta di vendetta nei confronti del Pescara perché ha preso Zeman, ma dai, ancora queste storie, diciamo, ma... Sento che arrivano tanti altri messaggi, noi aspettiamo ovviamente Paolo Sousa e poi chiuderemo questa avventura, viene a dire così, perché sono state 37 puntate dell'Abruzzo del Pallone, ogni domenica alle 19.30, poi oggi ci siamo un po' allargati. L'unico allenatore che sa il calcio a Pescara è Mister Zeman e non si tocca. Buonasera a tutti, sono Trillo, ci vediamo nel campionato di Serie B, buone vacanze a tutti e buone vacanze a te, caro Trillo. Speriamo che tu possa goderti insieme, così come lo auguriamo a tutti i nostri telespettatori. Lo ricordiamo, è stata una avventura lunga, 37 puntate insieme, tutte rigorosamente in diretta. Abbiamo cercato di descrivere quello che è il calcio di casa nostra, che poi sia stato di Serie A quest'anno per il Pescara e l'anno prossimo magari sarà di Serie B, che sia stato di Lega Pro per il Teramo, di Serie D per tante altre realtà, per noi fa poca differenza. Abbiamo sempre solo detto che l'Abruzzo del Pallone è la domenica sportiva di TV6, nel senso che ci occupiamo delle formazioni che giocano la domenica prevalentemente dalla Serie D in su, con ovviamente anche la durata delle nostre trasmissioni è stato variabile rispetto agli orari di questo calcio, che è sempre molto spezzettato e non si presta mai ad un format ben definito. Noi ci abbiamo provato e allora speriamo di esserci riusciti soprattutto per voi che ci avete seguito in tanti, ci avete scritto in tanti. Speriamo di essere stati una valida compagnia la domenica pomeriggio con Diretta Stadio con Andrea Costantini, la domenica sera con l'Abruzzo del Pallone, con tutte le nostre trasmissioni che mano a mano adesso andranno in chiusura con la chiusura dei campionati. Io devo ringraziare davvero tutto il settore, il comparto tecnico, che è stato davvero
ha fatto un lavoro straordinario anche con tantissimi sacrifici, con, lavorando spesso in condizioni non ottimali. E per questo va il mio personale ringraziamento, così come il ringraziamento anche da parte dei colleghi che hanno lavorato, dei colleghi giornalisti che hanno lavorato, e li voglio ringraziare anche loro tutti, a partire da Paolo Renzetti che è qui nei nostri studi questa sera. Paolo, grazie a voi, che quest'anno ha accumulato una quantità di chilometri inenarrabile per raccontarvi non solo tutte le partite del Pescara, ma anche altre partite di altri campionati, per tenervi sempre informati su quanto accadeva in Abruzzo. Un grazie ad Andrea Costantini, che oggi avete visto al Bonolis, ma che vi ha tenuto compagnia con Diretta Stadio. Un grazie al nostro, alla nostra quota rosa impersonificata in Nania Cantagalli e Roberta Di Sante, che sono state quest'anno per la prima volta, hanno partecipato in modo fattivo alla nostra trasmissione. L'hanno fatto con assoluta professionalità, con puntualità e con anche quel sorriso che non guasta mai. Come detto, un ringraziamento al comparto tecnico, con Maurizio De Guin regia, ma anche con Silvia Gentile e Claudio Di Giacomo e tutti gli altri tecnici che si sono alternati sui vari campi, per mostrarvi le immagini quando abbiamo potuto, quando le immagini sono state realizzate da noi, quando le immagini non sono state di nostra competenza perché dei broadcaster Infront o Sporttube ce l'hanno, ovviamente i regolamenti ce l'hanno impedito, per proporvi le voci dalla sala stampa, per proporvi le immagini in diretta, per cercare di farvi vivere queste 37 domeniche nel migliore dei modi, anche attraverso l'uso dei social, l'uso della musica, per cercando di essere meno banali possibili. Intanto William, tu sei più tecnologico di me con il cellulare, però buonasera. Ma Don Peppe, chiedono, Don Peppe De Cecco, ti chiedono. A me? Non lo so, te la giro. Don Peppe ha salvato il Pescara insieme agli altri imprenditori, però poi Don Peppe, non lo so, a me è dispiaciuto tantissimo per il fatto che la società non abbia acquisito il Poggio degli Ulivi, è andato via e fortunatamente siamo andati in Serie A con Zeman quell'anno, nel 2012. Se avessi aspettato, magari con i soldi della Serie A potevamo anche avere uno stadio nostro o perlomeno un campo di allenamento nostro. Assolutamente. Intanto tarda ad arrivare Paolo Sousa, che, se non facciamo in tempo, perché manca davvero pochissimo la chiusura della trasmissione, vi proporremo nelle edizioni del telegiornale, che torna ovviamente domani. L'Abruzzo del pallone invece, speriamo, saremmo contenti di ritrovarci qui in asse di partenza, magari un po' più abbronzati, con un po' di riposo sulle spalle che serve, Matteo, per questi tre mesi l'Abruzzo del pallone va in vacanza. Non vanno in vacanza alcune trasmissioni, tipo quella del ciclismo che entra nella fase calda, ma quelle di calcio, diciamo che vanno verso la chiusura. Ma che cosa hai sul cellulare? Che adesso manco solo io per vederlo. No, va bene. Ah, è un sosia di Zeman, sì. Quello lì. Ah, ok. Va bene. Sì, però è deceduto. Vabbè. Ma come l'hai trovato? Beh, sul centro. Come credi? Io vado a guardare sempre l'ultima pagina, che è quella dei miei coetanei che ci lasciano. Ci salutano, io dico. Ci salutano, ci lasciano. E poi ho notato questa clamorosa somiglianza. Vabbè. No, questa parentesi macabra. Guarda che c'è stata una la morte di uno che praticamente assomiglia molto a me. Ah. E gli amici mi hanno telefonato per avere notizie, insomma. Quindi il coccodrillo stava per uscire. Sì, il coccodrillo di Luca Teseo, che lo sta preparando. Va bene, noi siamo davvero in chiusura, sono le 23:31. Sì. Paolo Sousa forse si è perso, ma di fatto ha già ad altri colleghi di fatto ha salutato la Fiorentina. Eccolo qua, l'abbiamo preso al volo. Sentiamo Paolo Sousa. Cominciamo.
Buonasera Paolo. Buonasera. Buonasera. No, volevo chiedere, visto che è l'ultima, ci sono 2 o 3 minuti in più, siamo col cronometro. Scusate, intanto partiamo da quindi cercare di una roba strana. No, è una roba. No, chiedo scusa. Dicevo, se c'è qualche minuto in più stasera, perché ci sarebbero più domande. Vediamo, da fare. Le altre volte non abbiamo mai chiuso noi. Siete voi che non fate più domande. No, però, vabbè, comunque, è colpa nostra. Vabbè. No, no, non è colpa di nessuno. Io ho visto 7 volte, Luca, ho visto il cronometro, però questo. Ma scusa, non era, niente. No, ma grazie, polemica. Sì. Grazie, no, ma senza Paolo. Polemica. Allora, no, ma nemmeno io, per carità, era solo perché ne volevo fare 2 o 3 per non portarvi a spazio ai colleghi. Sì, scusa Paolo, allora per accelerare, perché abbiamo visto le dichiarazioni fatte in 3 minuti, fatti ripetere le cose. Allora, stabilito che tu e il tuo staff qui presente avete dato il massimo per fare il meglio possibile, io ti chiedo, siccome credo che sia successo qualcosa a gennaio l'anno scorso e tu sia cambiato, tra l'altro ho sentito ora un'autocritica da parte tua, hai detto ho sposato un sano realismo ma mi sono reso conto e facendo questo non ho trasmesso passione per il calcio, se ho sentito bene. Passione per il calcio, passione l'ho sempre avuto, cioè la stessa, cioè, non l'ho trasmesso all'esterno, no? Quello sì. Perfetto, allora io ti dico, gli ho detto anche che c'è bisogno di avere illusione, però io ho preferito prendere un'altra strada. Che è quella del realismo. Ecco, però ti chiedo questo, siccome innegabilmente questa è l'ammissione che qualcosa è successo l'anno scorso, se tu potessi riavvolgere il nastro e tornare a fine maggio l'anno scorso, sarebbe giusto, vedendo come sono andate le cose, pensare alle dimissioni da parte tua, visto che ti avevano fatto arrabbiare, o avrebbe fatto bene la società magari a mandarti via perché si era rotto qualcosa? Questa è la prima domanda. No, io credo, prima di tutto, questo è una, cioè, io non ti posso neanche voglio rispondere a questo prima, perché voglio sicuramente prendere a caldo, cioè riflettere a caldo, non a freddo. Cioè a freddo, no, oggi siamo a freddo, cioè voglio sì, vabbè, ho capito. E questo per me è importante, cioè è un qualcosa che è evidente, quello tuo collega che mi ha fatto la domanda è molto evidente, se io non posso mettermi da parte in una situazione che è veramente evidente, certo, io ripeto quello che ho detto, cioè io ho dato di tutto, fatto di tutto, e voi lo sapete benissimo, tutti hanno saputo benissimo tutto che ho cercato di fare per la Fiorentina, non solo per il mio giocatore ma per la Fiorentina, ma questo non mi deve dare, non mi doveva ritirare tutta la passione e tutta la illusione che abbiamo creato, cioè quello non lo doveva fare, questo è qualcosa che sicuramente andrò a migliorare. Senti, l'altro... Entriamo perché insomma qui per fare una domanda a Firenze ci hanno messo 10 minuti, anche solo per mettersi d'accordo sul tempo, veramente non abbiamo più tempo. Io ringrazio William Carosella, grazie William. Lasciami dire sì. E fare i complimenti con TV6, che grazie a te, a Andrea, a Maurizio, a altri collaboratori, Paolo Renzetti, avete veramente portato avanti una stagione straordinaria, faticosa ma efficace. Grazie. Perché? Perché siete un emittente che dà spazio a tutte le categorie e quindi con, diciamo, con fatica ma grandissima professionalità avete sicuramente reso un servizio a tutti gli sportivi abruzzesi. Grazie, grazie davvero William, grazie soprattutto perché... Vengono da te queste parole. Grazie a Matteo Marcheggiani. Grazie a voi, buonanotte. Ovviamente come William mi associo per i complimenti, perché fare oggi televisione così come fare calcio è molto molto complicato e dispendioso economicamente. E bisogna avere dei vari collaboratori e vi faccio i miei complimenti. Grazie mille anche a te Matteo. Grazie Paolo. Grazie, grazie Jacopo. Grazie anche per i complimenti. E per i tuoi ringraziamenti nei miei confronti, ma ovviamente di tutti i colleghi della redazione per questa stagione che è stata davvero stressante, direi dal punto di vista dei risultati non eccezionale, però siamo arrivati fino alla fine, è già Paolo, una grande cosa. Sì. Paolo, per te sali e salve al traguardo. Tu sei un giornalista storico, nonostante l'età giovane, sì. Quindi
la professionale tua. Paolo, prossima trasferta, gli chiedo alle Hawaii. Alle Hawaii. Magari. Sì. Magari. Magari. A Tenerife. A Tenerife. Va bene, grazie, grazie davvero a tutti, grazie a tutti quelli che hanno lavorato a questo programma, a questo progetto che è cambiato nel tempo ma ha sempre lo stesso nome, Abruzzo del Pallone, perché in realtà racchiudo due parole che ci interessano davvero tantissimo: il calcio, il pallone, il calcio e soprattutto l'Abruzzo, la nostra regione, che chiude magari con il segno meno su un bilancio calcistico di quest'annata. E noi siamo stati orgogliosi davvero di avervela raccontata. L'Abruzzo del Pallone finisce qua per questa stagione. Io vi auguro buona estate. Ci vediamo dopo l'estate, a settembre. Buonanotte. È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.